Signori, io partirei dal protagonista. Abbiamo avuto Giada come protagonista femminile. Sì, esatto, ormai sono più utili le SSD esterne. Dal trailer sembra si possa settare, speriamo, no davvero, speriamo davvero. Dicevo, abbiamo avuto nella serie della Via di Cristallo come protagonista Giada, abbiamo avuto Loretta in realtà. Sulla serie di Colpo di Fulmine abbiamo avuto due fratelli gemelli. Ecco, stavolta vorrei giocare con un simmino che troverà l'amore e non escludo, ragazzi, che sia un vostro sim. Perché, come vi ho detto, un pro o un contro, in realtà, però credo che si possano disabilitare. Cioè, devo capire questa roba. Un pro e un contro è che ormai io i vostri sim li ho in tutte le mie partite. Quindi, e va benissimo, non è un contro per me, però tutte le partite che io inizierò da qua in avanti avranno i vostri sim nell'angolo di Cupido. Quindi può essere che questo simmino si fidanzerà con una vostra simmina. Niente di strano nella serie, ve lo dico, ve lo dico. E intanto, in love, benvenuto, benvenuta alla nostra famiglia, nella nostra community. Quindi ragazzi, niente di strano. Però esatto, si può disabilitare dalle impostazioni, esatto Claudia, proprio per quello. Assolutamente, assolutamente. Detto ciò, io farei un simmino. Quindi stavolta vorrei fare un ragazzo. Ah, vediamo un po'. Poi farò la casetta. Ok. Nah, faccia da furbino. Troppo furbino. Sì, certo, li potete ancora mandare, sì, ma assolutamente sì. Certo, ragazzi. Un ragazzo incontra una ragazza. E ci avete ragione. Ci avete ragione. Ma quello è il karma. Scusate. Scusate, metto i grilli. Ma è partita tutta la discografia. Perdonatemi. Esatto, il ragazzo della via blu. Ok. C'ha le sopracciglia ad ali di cormorano, però posso dire. Poi in realtà la base, poi lo modifico tutto, però voglio trovare una base che mi ispira a qualcosa. Salutiamo i The Colors, che so che ci seguono sempre. Esatto. Ok. Ci sta. È solo che forse è un po' troppo rosso. Solo quello. Ok. Vestito di marrone, ragazzi, è perfetto. Partiamo alla grande. Però, con due sopracciglia diverse e tanta voglia di stupire il mondo, secondo me può essere un simmino. Mi dice che non posso eliminare quello che ho sul disco. Ma davvero, Rachele, è stranissima sta roba. Ciao, Laura. Una volta ho fatto un sim tutto blu. Ci sta. Ci sta. Non voglio sapere la via in cui vive. Posso immaginarlo. Probabilmente vive in Viagra. Oh mio Dio. Scusate, scusate. Io non so creare sim maschi. Anche io, presente, presente. Quindi tranquilli. Anch'io me la cavo di più con le simmine. Si vede. Dai, mi flexo un po'. Perché magari non mi conosce. Quello, pertanto, cioè, nel senso, se non mi conoscete, io posso dire ciò che volete, magari ci crede. No, in realtà, no, devo essere sincero. Mi piace molto il crea un sim, però me la cavo di più sul building, devo essere sincero. Cioè, è la parte di Sims che preferisco. Quindi, con i simmini io faccio un po' più di fatica, ecco, solo quello. Non uso CC, ragazzi. Come a me non va più dei Sims? Ma nel senso che non ti va più di giocarci? In quel caso ci sta tutto, eh. Ci mancherebbe, alzo le mani. Però che non vada più The Sims è strano. Ciao a tutti, inteso il gioco, eh. Buona domenica a tutti. Allora, qua mi serve un capello che dice, vabbè, questa è la parte finale del Roomba. No, è un capello che dici, porca miseria. Deve essere un ragazzetto, lo... Gnè, gnè. Ciao, Laura, sì, esatto. Siamo a 7 ore e 23. Allora, qua vorrei un ciuffo, ma di quelli nuovi. E voi direte, perché quelli nuovi? Non lo so. Solo che questo, ragazzi, posso dire, questo l'hanno buttato in un lotto di Elford & Buckley
con la stalla della mucca. La mucca si è arrabbiata, le mucche fanno mu, ma una fa mu mu. E gli ha leccato tutti i capelli, perché altrimenti non si spiega. Certo, vi faccio vedere il programma. Su Twitch ti seguo da quando hai costruito il centro commerciale. Urca, urca. Spero ti sia piaciuto, insomma. Devo capire. Qua sembra che gli hanno lanciato mezza bottiglia di Baileys in testa. Che per carità, io non mi offendo, è molto buono. Però, un po' dolce, però vabbè. Non siamo qua a criticare i liquori, ci mancherebbe. Dobbiamo un po' capire in realtà come funziona tutto. No, io voglio sia un ragazzo. Qua che il ciuffetto della campagna è sempre carino, eh. Ora, gli occhi verdi. Ok, i capelli, ragazzi. Così. È troppo tondo il viso. Aspettate, eh. Mo lo facciamo un po' meglio. E intanto, Natalia, grazie mille per il quinto mese. Grazie mille a tutti, ragazzi, per il supporto. Ah! Guardate che secondo... Sì, il mento, vabbè, ragazzi. Non commento. Scusate. A mia discolpa posso dire che voi mi siete mancati. Non so se è reciproca dopo ciò che sta uscendo dalla mia bocca. Però voi mi siete mancati, ragazzi. E intanto grazie mille Sara che ha regalato una Sabadago a Macchia, Katia, ad Alice e a Mick. Grazie mille a tutti, ragazzi, per il supporto. Vi piace il semino? Serie dei cristalli stupenda. Grazie, Alexa. Sta per finire. Mancano 2/3 episodi. Perché, ragazzi, l'ultimo è da 1:46 la registrazione. Non posso farvi uscire. Per carità, ci sono i tagli, ma si ridurrebbe a un video da 1:20. Quindi, ragazzi, credo sarà splittato in due. Ecco perché vi dico, probabilmente mancheranno più episodi. Perché ho parlato tanto. A me piacciono un sacco le imperfezioni sul viso. Non so voi, le utilizzo, non troppe, però voi le utilizzate, ragazzi, le imperfezioni sul viso, imperfezioni, poi ragazzi, per dire, a me fanno impazzire anche le lentiggini nelle persone, in realtà. Strano, Rachele, che non ti faccia eliminare qualcosa. Mi piace molto usare le lentiggini su The Sims, mi piace molto anche usare queste imperfezioni, perché danno un sacco di carattere. Pensavo fosse la varicella. No, no. 8:20, ragazzi. Sono le 14. Fate voi i conti. Però il timer può salire? Il timer sale, ragazzi. Io sono qua a vostra disposizione, anzi, sono anche a mia disposizione perché, ripeto, dopo un periodaccio, dopo il fatto che mi sono fermato, è davvero un... non che le altre volte non lo sia, ma è davvero un piacere stare in vostra compagnia. Cioè, avevo proprio voglia di stare in vostra compagnia. Mi siete davvero mancati, scherzi a parte. Quindi sono davvero contento. Ah, no, metto solo uno. È serietto. Sì, ragazzi, oggi è la maratona di agosto. È serietto. Vi piace? Grazie davvero. Che dite, ragazzi? Non vorrei ripetermi e non vorrei fare i sim tutti uguali. Quindi dobbiamo un po' capire. Tanto andrei a personalizzarlo un po'. Eh no, però questo... Guarda, metterei qualcosa di Regno della Magia, il Septum Sempra. E no, perché il naso è schiacciato, quindi è così, no, è a punta. No, ragazzi.
Certo che ve lo condivido in galleria. Se vi piace, ci mancherebbe. Intanto, grazie mille, Roby, per il nono mese. Grazie mille a tutti, ragazzi. Tirali su gli angoli della bocca. Ah, sì, certo, aspettate. Li faccio sempre straordinari. Poi, in realtà, so che il bug del fatto che si insultavano è stato risolto. Però, se già c'è quel bug, emetti pure, ciao a tutti, ragazzi, la bocca così te la cerchi. Cioè, a quel punto lì te la cerchi. Quindi ci sta a farlo sorridente, dai. Bisogna dire le cose come stanno. Non sappiamo neanche... Non sappiamo neanche se davvero hanno risolto tutto. La chiave del cuore. Ok. Questo può essere faigo. Come elemento. Devo un po' capire però come vestirlo, ragazzi. Lo faccio un po'... In realtà non vi vorrei spoilerare cosa faremo con questo sim. Perché in realtà lui è legato a un progetto che ho in mente. Vabbè, tatuaggi sì, però. Tatuaggi sì. Devo capire quali. Bello. Bello, bello. No, questo è too much. Questo sul pelo, ragazzi, eviterei perché sta sul pelo. No, la rosetta lì no, vi prego. La rosellina lì no. Ok. Gli rileviamo i peli sulla schiena, lo facciamo glabro. Ci sta. Ci sta a farlo glabro. Ok. Vediamo un po' di dettaglietti. Gli orecchini mi piacciono. No, devo capire come vestirlo più che altro. Perché, ripeto, io so cosa andrà a fare lui. E spero vi piacerà. È una cosa che credo di non aver mai fatto su The Sims 4, come la voglio fare adesso. Quindi in realtà è una cosa nuova per me e per il canale. Però è una cosa vecchia, in realtà. Cioè, nel gioco è una cosa che c'è da tanto, ma è una cosa che io non ho fatto mai sul canale. Quindi spero vi piacerà, seguirete la serie. Proprio perché è una cosa... Per me è una novità. Ecco, mettiamola così. Questi sono... del kit di Gotta Go Go. Esatto, è il kit gotico. Sì, è il kit gotico questo. Allora è un po' attillatelli, pantaloni. Eh certo, lo potremmo anche far uscire così, chi ce lo vieta. Però mutande no. No. Oh mio Dio. Questo è un palese pigiama. Oh mio Dio, no. Sono molto carini questi similtuta, però mettere un jeans. Ok. Qua, ragazzi, metto le calze. Posso dire che non uso mai le calze? Che kit consigli di acquistare? Tutti quelli legati agli oggettini. Oggettini da bagno, oggettini quotidiani e soprattutto il kit dei libri. Il kit dei libri a me fa impazzire e anche quello delle serre. Mi fanno davvero impazzire, impazzirei anche se lasciassi le calze bianche. Quindi, onde evitare, le levo. Però quelli sono, secondo me, quelli più carini di kit. Poi ovviamente, ragazzi, parere personale, ci mancherebbe. Non è uscito male. Anche a livello di vestiario, dai. Potevo fare di peggio, mi conosco. Mi conosco, ragazzi. Sono, come dire, moderatamente soddisfatto di ciò che ho fatto. E di che, figurati. Sono moderatamente soddisfatto anche della scelta dell'outfit quotidiano, almeno. Bracciali, no. Però anelli sì. Anelli sì.
potremmo mettere magari questi. Ci sta. È un po' tamarrino. Ci sta, raghi, dai. Non ditemi così, che in realtà deve diventare una persona seria, però. No, dai, se è tamarro non lo posso fare come dico io. Vorrei acquistare in affitto. Ha ancora problemi per quanto riguarda i prezzi dei condomini? No, in realtà dovrebbe essere stato fissato quel problema lì. E anche lì, è una vita che io non faccio un lotto in affitto, non faccio andare i sim in affitto. Lui, in realtà, non lo vorrei far andare in una casa in affitto, ma dovrò riutilizzare quella dinamica. Comunque davvero lo trovate tamarro. E intanto, Mick, grazie mille che ha regalato due sub a Jessy Lessi e a Jessy. Quindi due Jessy, doppie Jessy. Grazie mille a tutti, ragazzi, per il supporto. Davvero, ragazzi, lo trovate tamarro? Sì, sì, è stato sistemato quel bug. Deve diventare una persona seria. Come sì? Ma cos'è che lo rende tamarro? Cioè il vestiario, i pantaloni? Non lo so. Comunque è un sim che si farà una vita, eh? Cioè nel senso, conoscerà una simmina, eccetera. Anche l'amore in realtà farà parte della sua vita. Un po' come è successo per la nostra Giada. Cioè Giada... È vero, la serie è legata ai cristalli, però poi ha avuto una famiglia, si è sposata, eccetera. Quindi anche lui avrà anche quel lato lì, ragazzi. Ci mancherebbe. Però, ovviamente, sarà incentrato su altri aspetti. Assomiglia a Bartolomeo. Così è tamarro. Di che DLC è la maglia? Questa, ragazzi, di Cani e Gatti. E che si vede il robo. No, aspettate. La giacca è un po' too much. Lo facciamo un po' più gnegne, un po' più giovincello. Beh. Buon pomeriggio a voi e buona domenica a voi, ragazzi. Semplice, eh? Maglioncino marrone, magari possiamo fare un secondo outfit, magari un po' più estivo. Di solito io tendo a fare così, ne faccio due. Uno un po' più estivo, uno un po' più invernale. Se anche, ovviamente, quando c'è freddo o caldo dovrai mettere i vestiti della categoria. Però non mi dispiace fare anche questa roba con gli abiti quotidiani, ecco. Quindi magari ci metterei un pantalone più corto e magari una t-shirt, ecco, doppio outfit, facciamo così. Ok, e qua magari ci metto una t-shirt. Questa la uso un sacco. Ne parleremo dopo, Eleonora. Dopo questa sezione dove facciamo casa e sim, c'è una sezione in programma che si chiama proprio il futuro di Sims 4, dove parleremo, speculeremo e parleremo delle novità che ci potrebbero essere. Quindi assolutamente ne parleremo dopo. Un bug stranissimo con Love Struck. I sim che matcho nella galleria hanno tutti la stessa voce femminile. Ah! Ok. Non è normale sta roba. Non l'ho notata personalmente. Ok. Ok, ok. Una roba stranissima. No, certo, qualcosina rimane, Laura, certo. Non avevo nessun dubbio, ci mancherebbe. Ronnie, in realtà siamo in live da 40 minuti, credo mi prenderò un'altra oretta buona per buildare la casetta, che sarà una casa start, ve lo dico già. O meglio, una casa piccola più che start. Scusa, Maru m'andava detto, ma no, non lo accetto. Adesso però lo leggo. Per quanto sembrava costruire e ad arredare case, si è negato a creare sim, soprattutto truccare le simine. No, ma io, ma sto scherzando, ovviamente, ne sono ben consapevole. Non sono una persona che si pregia di niente, in generale. Intanto Vale, benvenuta alla nostra famiglia, alla nostra community. Ancor meno, dice che sa far qualcosa e soprattutto riconosco i miei limiti, assolutamente. Io li riconosco. So benissimo che con i sim devo skillarmi. Assolutamente. Lo so bene. Quindi non mi offendo, anzi.
Intanto grazie mille Kaia, grazie mille per il Prime, grazie mille a tutti ragazzi per il supporto. Ragazzi, sto giocando a Palia, hanno messo i tour delle case, ci sono case pazzesche. Sì, Palia sta anche crescendo, con nuove zone e tante altre cose. Io comunque metterei questa, se posso. Cambierei le scarpe, toglierei le calze, sinceramente. E le scarpe le metterei magari più estive, non dico di metterci ste ciabatte, per carità. Però qualcosa che faccia intravedere il tatuaggio, sì. Altrimenti è un peccato, altrimenti non si vede mai. Le sneakers, semplicissime, eh? Anche queste possono andare bene. Eh no, però sapevo che stanno facendo tutto. Intanto buon pomeriggio a tutti. No, certo, ma lo so, ci mancherebbe. Ci mancherebbe. Ripeto, so benissimo. Il Crown Sim è qualcosa che non ho... Non dico mai esplorato, perché a volte li faccio anche carini. L'unica cosa che ho notato, me stesso, cioè lo riconosco, è che forse io li faccio tutti molto simili l'uno con l'altro. Cioè, in realtà, io e i miei simili sono sempre simili l'uno con l'altro. Quello sì. Non riesco a creare troppa varietà nei simmini. Sì, esatto, perché li faccio simili. Li faccio simili fra loro, i simmini. Simmini e simmine, ovviamente. Non riesco a variare, devo essere sincero. Cioè, lo riconosco, lo vedo. Mi piacerebbe, però, schillarmi un po'. No, così un po' troppo. Ma questa, magari. Ok. Non più ok. Facciamo un abito decente. E sapete già dove andrò a parare, probabilmente. Ovviamente togliamo il cappello, eh. Quello che ho scritto oggi... Eh sì, ragazzi, è la verità. Non me lo sono inventato, eh. Dati alla mano, credo che... E intanto grazie mille Rachele per le rose. Dicevo, dati alla mano, Love Struck dovrebbe essere una delle espansioni più vendute. Più vendute. Ha venduto un sacco Love Struck. A scapito di ciò che si pensava, in realtà ha venduto tantissimo Love Struck come espansione. Che non significa sia bello o brutta, quello è un altro discorso. Però, dati alla mano, ha venduto tanto. Perché? Perché in realtà, come appunto si sapeva, è un'espansione che ha accontentato tanto la community sotto vari aspetti. E si sapeva. Una espansione legata alle storie d'amore, al dramma, eccetera, sapevo che avrebbe fatto breccia sulla community di The Sims. E lo sapevano anche loro. Vero, vero. La cosa bella sono anche i figli, quelli che crescono e nascono e sono diversi, concordo. Però, come ho detto oggi, ha avuto una vita... Non ha avuto una vita brevissima. Nel senso, io non so, quanto state usando Love Struck? Quanto state usando le dinamiche di colpo di fulmine, ragazzi? Vi siete già stancati di fare due appuntamenti ogni 2x3? È naturale. Love Struck come i cavalli, come... cani e gatti, come l'università, come il liceo, come tutte le altre espansioni. Dopo un po' che le provi, è normale che poi inizi ad inserirle in un gameplay più vario, dove fai più cose, quindi non ti concentri più su quella dinamica, ma la inserisci all'interno di una storia più ampia. All'inizio, appena esce, è normale che fai solo quello perché sei curioso delle novità, ma poi dopo va tutto a scemare. Quello che dico è che Love Struck ha avuto una vita breve perché, ragazzi, siamo addirittura d'arrivo. Secondo me, a molto breve... avremo delle novità riguardanti la prossima roadmap. Quello intendo dire che ha avuto vita breve. Ma lì non è colpa della community o di chi non ci gioca o di chi ci gioca, eccetera. Lì è ovviamente la schedule di The Sims 4, che sappiamo bene tutti. Non vi dico niente di nuovo. È molto, molto, molto serrata. E quindi probabilmente a breve avremo delle novità. E per quello vi dico, poi ne parleremo a breve di ciò che ci possiamo aspettare. Wow, sta bene con il petrolio lui. Col color petrolio. Ci sta. Però le scarpe sono troppo scure.
Ok. Quindi sì, è solo quello, è una questione di tempistiche. Però effettivamente, come le altre espansioni, Love Struck ha avuto vita breve. È da qualche giorno che The Sims non mi fa salvare. Per caso sai come posso fissare? Ah beh, no, non posso, sono nei Crown Sim. Però io non ho questo problema. Mi domando, avete delle mod? Perché ragazzi, non lo dico io, anche questo, a sto giro il gioco ha subito tanti aggiornamenti e le mod hanno bisogno di più tempo, anche del previsto probabilmente, per essere fissate o per essere aggiornate, ma non è detto che non le aggiornino. Nessuna mod? Allora bisognerà capire. Tanto adesso andiamo in game, quindi lo proviamo. Voglio capire se anch'io ho questo problema. Non ho ancora provato l'Impossible. L'Impossible, ragazzi, è prevista oggi e, visto che mancano 9 ore, vi dico che siamo nei tempi con la programmazione. Dovremmo essere nei tempi. Faremo, credo, gran parte della programmazione oggi grazie al supporto e grazie alle sub, perché abbiamo tanto tempo da qua in avanti. 9 ore possiamo fare tutto quello che c'eravamo prefissati. Quindi, ragazzi, torna l'Impossible oggi, ve lo dico, e soprattutto la vedremo con i vostri sim. E con i nuovi imprevisti, perché io vi ricordo che abbiamo aggiunto un sacco di imprevisti. Se continua così, fa la maratona di 24 ore. Beh, nel caso la splitto, se alle 2 di notte mi dite Maru, però io sono ciaone, nel senso. Però vedremo, voi non preoccupatevi. Se vi va, continuate a far salire il timer, in qualche modo lo si fa, lo si fa. Cosa manca? Il vero e proprio divorzio. Mancano il mantenimento per il figlio dopo il divorzio, mancano l'interazione, ad esempio, vorresti dei figli. Allora, per quanto riguarda vorresti dei figli, c'è, è stata aggiunta con Cresciamo Insieme, però sono gli altri che ti dicono, guarda, in realtà vorrei avere un figlio. Per quanto riguarda invece la famiglia attiva, la tua, in realtà per assurdo c'è sempre stato. Se tu guardi i desideri che puoi loccare, c'è più delle volte voglio avere un figlio, c'è come desiderio in quel modo lì. Non c'è magari in un modo un po' più complesso, quello è vero, concordo, però a livello di desiderio c'è. Sono più di 200. Ah, le abilità, perdonami. Oh no, le abilità sono meno. È una quarantina però, ci sono tutti. Quella maglia di che espansione è? È di kit con le alucce. Il kit con le alucce, prossimamente su Netflix. Un tuffo in piscina. Ragazzi, del kit un tuffo in piscina. Ma io lo lascerei così, sportivo, eh? Ci sta. Da notte qua, ragazzi, ne farei più di uno di outfit, perché giustamente, prima o poi, ripeto, se anche questa serie non è incentrata su Colpo di Fulmine, avremo ovviamente degli appuntamenti, e quindi, ragazzi, ci sta. Non uso CC, al momento non ho CC, ragazzi. No. E quindi questo mi permette anche di condividere case e sim con voi. Questa cosa mi piace. Certo che facciamo più di un pigiama sexy, perché poi tanto lo usiamo. Aspetta, c'è quello lucido che è osceno. Madonna, che brutto. Che brutto, raghi. C'è un problema con The Sims, qualcuno può aiutarmi? Dipende, Aur, dipende. Il mio ID è M9013. Maruko M9013. 52, infatti, io ho detto quarantina, ma mi sono tenuto basso. Ok, ci sta. Qua, ragazzi, l'invito a... Cioè, vi prego. E non so che metterli. Mettiamo, beh, un paio di mutande, reggo, non reggo, ma se reggo è meglio, perché, ripeto, ragazzi, cioè, posso dire una roba del genere. È pericolosissima. Potrebbe andare tutto a zonzo. Ma sono veri i rumor sugli zombie? Antonella, ne parleremo dopo. Ne parleremo dopo, perché ci sono dei rumor e capiremo.
Quando vado ad aprire The Sims e faccio nuova partita, mi carica all'infinito. Hai delle mod? Chiedo sempre, ragazzi, perché io ho fatto una nuova partita, avete visto il menu principale. Forse no, non l'avete visto, ma questo è un nuovo salvataggio. E in realtà a me non dà questo problema, quindi non saprei, non saprei. Beh, uno questo, l'altro, aspetta, che devo mettere questo da sollevatore di domande. Eccolo qua, leopardato, mazza. Poi ci metto un pigiama un po' diverso. Questo, raghi, è quello che metti nel cassetto per andare all'ospedale. No, vi prego. Sta vestaglia, no, vi prego, fa troppo maiale. Questo è meglio di no, perché come a voler dire oggi ti faccio morire. Cioè, è una roba brutta, è proprio brutta come roba. Cioè, non si può. No, no, ragazzi, mettiamo qualcosa di semplice, vi prego. Va che è meglio. Ecco qua. Anche la t-shirt la mettiamo semplice, va? Però se lo metto tutto uguale sembra una roba brutta. E safe usare Anadius? Oddio, non saprei. Se vado in una partita mica... Sì, se vado in una partita mi carica, e se provo ad entrare in Crown Sim che mi carica all'infinito. E può essere allora che hai qualche mod che va in conflitto col Crown Sim. È semplicissimo. No, vi prego, è brutta questa. Ci metto... Ci metto questi, ci metto una t-shirt di quelle... Sono bravo, sono figo, e finisce lì. Qua. Perfetto. La pesca, però. Ma ho tolto tutto, tutto, e mi succede la stessa cosa. Bisognerà capire, allora. È stranissima come cosa. A dopo. È stranissima come cosa. Cioè, in teoria, tu non tolte le mod, ti consiglierei di provare a fare il backup allora di gioco e vedere se così risolvi. Ma ti avrebbe corrotto un salvataggio, diciamo, in corso, non un salvataggio nuovo. Ciao a tutti, io bene. Voi invece come state? Che si racconta di bello? Oh mio Dio. Sì. Non voglio sapere che festa è, ragazzi. Alle volte è meglio non chiedere. Anche qua farei però qualcosa di più estivo e qualcosa di un po' più invernalino. Anche per gli abiti da festa. No. Questo no. Grazie. Vediamo un po' maglioncino. Questo mi dite che è truce, che era in Mysterio. Che è come l'altro. Possiamo mettere magari questo, ci sta, da festa. E magari un bel pantalone. Togliamo magari ste robe. Che è meglio. Stiamo facendo un simmino e poi andremo a fare la sua casa, e questo simmino e la casetta che andiamo a fare la vedrete in una serie su YouTube a settembre, perché ragazzi, per agosto il materiale ce l'ho, ma devo mettere giù le idee per settembre, e quindi questo simmino farà parte di una serie che credo registrerò per settembre. Quindi sto già iniziando a mettere un po' la programmazione giù per quanto riguarda settembre. Aspettate che vi leggo, eh.
Beh, una festa informale, raghi, eh? Che dite? Una festa informale? Ci sta. Con due cani e due gatti. Vediamo un po'. E che vorrei utilizzare anche un po' di robe. I saldi sono una manna dal cielo, concordo. Finiscono domani. Sembro quello di divani e divani, o come cavolo si chiama. In realtà li terminano oggi. Ma settimana prossima saranno di nuovo in saldo. Cioè, ragazzi, sono quasi perennemente in saldo i DLC. Ci sta, perché hanno anche la loro età. Quindi, da una parte, a me non infastidisce sta cosa. L'unica cosa, secondo me, ragazzi, ma la butto lì, ma non è una critica la mia, è che effettivamente a sto punto mettili a prezzo ridotto. Ci stanno 10 anni, non farmele più pagare 39 euro le prime espansioni, ci sta, perché proprio hanno 10 anni i DLC. Però lasciali fissi a 15 euro, invece di metterli sconto ogni settimana. Cioè, è una stupidaggine. Ci sta, un gioco che ha 10 anni non puoi pagarlo 39,90 euro. Quindi ha senso, tutto qua. E intanto grazie mille Marianna, bentornato, grazie mille, bentornata anche a te. E grazie mille per il 53esimo mese. Quindi sì, semplicemente io rifarei il prezzario di The Sims, ma non per male, ripeto, va bene fare i saldi, però a sto punto mettile direttamente a metà prezzo. Tutto qua. Quello era un po' Lady Oscar. Questo è un po' troppo, non lo posso dire. Però ripeto, non sono contro i saldi. Anzi, se approfittate dei saldi, vi ricordo, ragazzi, se vi va, potete supportare ciò che faccio in maniera assolutamente gratuita utilizzando il codice Maruko come codice promozionale al momento dell'acquisto. E, in realtà, se acquisterete il nuovo Dragon Age, potete anche utilizzarlo con Dragon Age. Electronic Arts mi ha contattato e mi ha detto: guarda, che il tuo codice affiliazione lo puoi utilizzare anche con Dragon Age. Dragon Age è un bel gioco, ragazzi, è davvero un bel gioco. E se vi va di acquistarlo, se vi piace e volete usare il codice, lo potete usare anche con Dragon Age. Cosa ne pensi di Inzoi? Tutto e niente, sono molto curioso di Inzoi, ovviamente. È un gioco che può fare al caso mio, al caso nostro, visto ciò che sto trattando. Ovviamente mi piace come genere videoludico, ho solo paura non sia per tutti. Ho due paure in realtà legate ad Inzoi. Io credo che Inzoi possa essere molto pesante e quindi non giocabile da tutti. E credo che possa essere un fuoco di paglia. Perché ragazzi, in un mercato videoludico come quello che abbiamo oggi, non c'entra niente dei Sims, ma c'entra il fatto che questi giochi hanno un boom al lancio. Qualsiasi gioco nuovo ha un boom al lancio, ma ha la vitalità di uno yogurt. In realtà credo che farà tanto successo all'inizio, ne parleranno tutti e farà un successone, ma poi verrà abbandonato in tempi molto molto brevi. Ma non perché sia brutto, ma perché ormai funziona così. Palworld, che sotto tanti punti di vista è migliore di Pokémon, l'hanno disinstallato tutti, non ci sta più giocando nessuno. Per carità, loro hanno venduto così tanto che si sono fatti i soldi per 3 vite, e quindi dopo un po' chi se ne frega. Però in realtà il mercato videoludico è molto molto volubile. Un gioco ha davvero poca vita, a meno che non si parli di classici. Se si parla di un Super Mario, se si parla di uno Zelda, se si parla di un The Sims, se si parla di un GTA, se si parla di un Dragon Ball, se si parla di un Call of Duty, se si parla di qualsiasi gioco che ha una fanbase da tanti anni, è diverso. Se si parla invece di nuovi titoli in arrivo, è molto difficile fare successo, a prescindere. Se poi aggiungiamo il fatto che Inzoi, nello specifico, ripeto, ha una grafica estremamente pesante e sembra che
non tutti se lo possano permettere, viste le specifiche che sono uscite su Steam, allora ancora di più vedo il suo percorso un po' in salita. E mi dispiace, perché se è un bel gioco, merita. Cioè, in realtà, merita, a prescindere. E quindi bisognerà capire. Però viviamo in un periodo videoludico estremamente volubile. Cioè, la vitalità di un gioco, forse una settimana ormai, eh. Ricordo quello che ho scritto ieri? No, certo. E mi sono anche già attivato, Tony, anche prima che me lo scrivessi te. Ci mancherebbe. Ho fatto tutto ciò che potevo. Non so se riuscirò. Qualora riuscissi, ovviamente, lo porterò prima possibile. Intanto, Dani, grazie mille per il 16° mese. Quindi sì, il mercato videoludico è estremamente volubile. Lo sapete voi, lo so io. Lo sappiamo tutti. Quindi se non sei un classicone, non hai una fanbase estremamente longeva, è davvero difficile emergere. E quindi speriamo bene, ripeto, se è un bel gioco auguro tutto il meglio ad Inzoi, auguro tutto il meglio a Paralives, perché anche Paralives mi interessa. Non faccio polemiche né accostamenti sciocchi, perché The Sims è The Sims e questi giochi sono altri giochi, quindi ci mancherebbe. Per me sono due prodotti diversi, simili nel genere, ma non faccio paragoni. Non significa che disinstallo The Sims 4 se dopo domani provo Inzoi, ecco, quello tengo a dirlo. Probabilmente li giocherò entrambi, come giusto che sia, se mi piacciono entrambi. Uno mi piace, l'altro vediamo. E quindi sì, sono molto curioso, molto molto curioso, assolutamente. Vediamo, vediamo. Vediamo che cosa è, vediamo come è stato concepito. Tutto qua. Grazie, Dani. Grazie, grazie. Aspetto gli sconti per colpo di fulmine. Quelli ci vorrà un pochino, eh. Nel mentre usciranno altri 20 DLC, certo, lì c'hai ragione. E intanto ciao Eli, benvenuti tutti, benvenuti tutti. Se li concordo, nel frammentre usciranno altri 80.000 DLC. Credo a breve. Ripeto, la roadmap me l'aspetto a fine agosto, ma non voglio anticipare ancora, ne parleremo fra poco. Dopo questa sessione di maratona ne parleremo. Qua ci metto le infradito, però. Le infradito plasticose, classiche, che tanto ce le abbiamo tutti. Ok. Ok, ok. No, occhiali da sole sì, ma qualcosa di più semplice. Ti prego. No, qualcosa di più semplice. O ci metto questi. Sì. Dai, ci sta. Sto simmino spero vi piaccia. Devo ancora scegliere il nome, ragazzi, del simmino. Il nome in realtà non l'ho scelto, quindi siete liberi di suggerire. Un nome normale, vi prego, ve lo dico già. Però siete liberissimi di suggerire un nome. E qua facciamo il clima freddo. Ok. Mike, alla faccia da Mike. Augusto, bello. Che bello Augusto. Marco, potrebbe starci. Non mi somiglia per niente, però. Anche Augusto è bello, perché in realtà l'abbiamo creato ad agosto. Carino come cosa. Ci può stare. Non ci possono stare sti pantaloni, sono sceni. Giovanni Capra. Vale, allora, pensi di metterci qualche animale? A sto punto ve lo dico. Sì, sì. Avrà un animale. Credo fra un'oretta, ragazzi. Adesso vediamo. Ci sarà una sezione legata alle speculazioni e a ciò che ci possiamo aspettare su The Sims 4. Comunque sì, avrà un animale. Qua questi
ovviamente le scarpe un po' più carine. Adesso poi inizia. Esatto, un coccodrillo, certo. Ovvio, ovvio, mi riferivo al coccodrillo. Calvo Clay. No, no, ragazzi. Un nome serio, va? Su YouTube le serie sono serie. Cheat! Poi in realtà non avete capito che io volevo far schiattare la povera mamma del mio simmino, perché io pensavo che fosse la moglie. Anche lì sono riuscito a fare un casino con la miniserie di Loretta. Però vabbè, fa niente. Io ci provo ad essere serio. Poi in realtà tutto va in vacca, come al solito, ma fa niente, ragazzi. L'importante è provarci. L'importante è provarci. Dicevo, ma perché questa qua non si ingelosisce? Ho pensato fosse poligama. E invece no, era la mamma. E grazie al piffero che non era gelosa del figlio. Vabbè, succede. Succede. Qua riesco a metterci un cappellino. Così almeno andiamo a buildare. Damiano ci può stare. Sì, sì, anche un nome italiano ci può stare. Anche perché per tanto tempo ho usato nomi stranieri. E invece ci sta anche usare i nomi italiani per i simmini. No, ti prego. No, lo lascio senza. Lo vado a distruggere così. Ok. Damiano Augusto. Ah, non ci sta. Natale in India. No, no, ragazzi, nome serio. Damiano Augusto, tutto attaccato. E di cognome, vabbè, Tancredi, Capucci, Borghesi, Barella, Colombo, Fabozzi, Tajana, Murgia, sardo. Massimo piacere. Ma non è una serie su colpo di fulmine? Sestu. Valentini, fermi. Damiano Augusto, fermi. Fermi. Ok. Come aspirazione di vita, ragazzi, Oscar da bagno, ragazzi, tenetevi lì per i simini che mi mandate, vi prego, è perfetto. Come aspirazione avrà amico degli animali. È un sim sentimentale, ripeto, se anche non è una miniserie legata a colpo di fulmine, ci sta, un tratto caratteriale. Ambizioso. E lo farei amicone. John Cena gives Oga Loom. Uh-huh. Adamo Pomo. No, vi prego. No, questi no. Voglio che li scopra. Voglio che li scopra durante, ragazzi. Non mi piace mettere queste cose precostruite. Voi sì, perché ovviamente li mandate a me, quindi ci sta. Ma io voglio che i sim si costruiscano da soli durante il let's play. Quindi non metterò niente. E ciao a tutti! Bene, bene. Voi invece come va? Come state? Massimo minimo. Lui è accompagnato da un animale. Devo scegliere però che animale. Ok, vediamo un po' la razza. Potrei mettere un collie e poi usare il numero 1 in inglese, ma non lo farò. Metto i grilli, spero. Sto zitto. Andiamo avanti, vi prego. Ok. No, non chiamerò il cane One ed è un collie. Non lo farò mai. Il cane di montagna dei Pirenei. Signori, aspettate, qual è? Faccio prima a scriverlo.
Scrivo Pirenei, tanto lo trovo. Eccolo qua. Bello. Che bello è. Lo svestiamo, raghi. Bello. Stiamo facendo un simino adesso, una casetta per la serie che uscirà a settembre. Mi sto portando avanti anche in vostra compagnia. Quindi sì. Peloso. Lo metterei fedele. E lo metterei attivo. Ottomano. 8 ore su The Sims? No, assolutamente no. In maratona, ragazzi, faremo un sacco di titoli, faremo un sacco di cose. Pascoreggiando. Sì, ragazzi, ci stiamo preparando per la nuova serie a settembre. Entro agosto spero di riuscire con quella di Colpo di Fulmine, ma la serie dei cristalli sta per finire. E se riesco farò finire anche quella di Colpo di Fulmine entro agosto. Quindi entro i prossimi 12 giorni, così a settembre ci sarà una nuova miniserie. Come lo chiamiamo? Beh, il cane possiamo sashimi. Effettivamente. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in live. Come chiamiamo il cagnetto? Che è bellissimo. Purè! Ciao a tutti, ragazzi! Che figo, purè! È bellissimo, purè! È un maschietto. Però non gli metto di cognome di patate, io ve lo dico, eh. Chicco, bello. Purè, però, è carino. Damiano è purè. No, dai, di patate no, vi prego. Dai, di patate. Dai. Pure di patate, no. Neve. Bello. Pure Snow. Jon Snow. Il trono di spade. E anch'io metto il cognome del Simmino, ah, c'ha senso, fermi, pure fermi, no, no, dai, pure fermi, no, dai, pure fermi, no, che vuol dire che praticamente quando si crea e fe... No, dai, pure fermi, che... Vi odio. Pure fermi. E intanto, Lav, benvenuto, benvenuta alla nostra famiglia, alla nostra community. Ciao a tutti, ragazzi, anche su Twitch. Ciao a tutti. Pure fermi. Porca miseria. Beh, tanto lo chiameremo pure. Quindi, eccolo qua. Eccolo qua. Cane da montagna di Pinerei ci sta. Ovviamente, ragazzi. Ve lo condivido in galleria se vi va. La consigli gittare all'aria aperta? Sì, per quanto sia vecchio come gamepack, in realtà ha tante cose da fare, anche molto molto sottovalutato. Se poi aggiungi gli altri DLC, quindi che so, tutte le cose che aggiungono, tende, tutto quello che serve per il campeggio, rende tanto, secondo me. Dicevo ragazzi, ve lo condivido con l'hashtag MarucoMatch, così almeno lo trovate tra i vostri simmini. Non so se avete... Ah no, devo fare una roba. Ok, così almeno lo trovate tra i vostri simmini. E approfitto insieme a voi, prima di andare un attimo a farla a casa, di andare nella mia libreria. In teoria non dovrei avere troppi spoiler. E vi vorrei anche condividere, se vi piace, l'oretta in galleria sempre su Maruko Match. Così almeno la trovate se cercate M9013. Ma se volete, così almeno vedete anche gli altri simmini vostri, vorrei anche condividervi la famiglia Indelicato. Io ve li condivido tutti, i miei sim. Spero vi piacciono, non so. Ma vedete, non ho nessun problema nel farlo, nel condividerli. Quindi ci mancherebbe pure. Li trovate in galleria. Non ricordo se Giada ve l'ho condivisa, vi condivido anche Giada. Mentre le case le ho già condivise, sappiatelo.
in galleria. Così almeno... No, che sostituisci una mazza. Trovate anche Giada. Teutonico. Non so se comprare l'espansione degli animali. La consigli? Dipende, Love. A cosa ti riferisci? Se ti riferisci a vita in campagna... Domani, subito. Anzi, prima di domani che è in sconto. Se ti riferisci a cani e gatti, tanta roba. Soprattutto perché mi piace molto il concetto di clinica veterinaria. Però, tra le due, devo dire che io preferisco vita in campagna, eh? Devo essere sincero. Però anche cani e gatti ha il suo perché. Oscar Raffone. No, davvero, ragazzi. Adesso voi dovete creare i sim e condividerli poi. Comunque anche cani e gatti è tanta roba. E forse in realtà parlo così perché ci avete davanti quello che sarà la prossima miniserie, senza fare spoiler. Quindi sì, vedrete, vedrete. Intanto ciao a tutti ragazzi, ciao a tutti. Ora, a sto punto io farei così, se anche non andiamo a giocare con loro, perché vorrei creare la casetta di questi due... nuovi avventurieri sul canale. Quindi sì. No, è molto carina in realtà. Ciao a tutti ragazzi, ciao a tutti. No, Cani e Gatti è un'ottima espansione. Stagioni ve la consiglio per prima, ragazzi. Prima di qualsiasi altra espansione comprate Stagioni. Cioè The Sims 4 dove non piove, non nevica, non è The Sims 4. Cioè ora come ora, ragazzi, assolutamente. The Sims senza le stagioni è inutile. Le stagioni sono la prima espansione che dovete comprare. Nei quartieri dei vampiri, beh, in realtà tanto creiamo la casa, quindi dove li vado a mettere non importa, non è questo il salvataggio della serie, ecco. Stagione must have, assolutamente. Tra un giorno alla spa e gita all'aria aperta, quali consigli? Allora, per una questione di avventura, io ti dico gita all'aria aperta. Per una questione di ricchezza, secondo me, forse con il refresh, un giorno alla spa è carino. Però, tu vai sempre alla spa... E quella è la domanda. Cioè, in realtà, voi dovete contare anche ciò che fate, ragazzi. Cosa vi piace fare? Cioè, alla spa non ci vai tutti i giorni. Vai a farti la manicure, sì, ogni tanto. Vai pure a metterti la maschera per il viso, ma non ci vai in continuazione. Così come non vai in continuazione a Granite Falls, siamo d'accordo. Però, esatto, sono delle cose che aggiungono della roba, ma non stai tutte le volte a fare quella roba lì. Quindi è un po' da capire. È un po' da capire. Devi capire un po' il tuo tipo di gameplay. Per me valgono entrambi, sono carine entrambe, però è tutto da vedere. Detto ciò, ragazzi, si builda la casa di Augusto. Vediamo un po'. Ok. Ragazzi, non so quello che sto facendo, io ve lo dico, non ho piani per la casa, non mi sono preparato niente, quindi ragazzi sto buildando, come il mio solito, a sentimentolo, sappiatelo. Non ho preventivato nulla, ecco. Ok. Sono carini entrambi. Ripeto, la spa io la uso di tanto in tanto, ma non sempre. Ma neanche gita all'aria aperta. Può capitare che gita all'aria aperta non lo uso per tanto tempo, insomma. Come non si sentono gli alerts? Davvero? Aspettate, ci provo. Ah no, io non li sento comunque, però potete sentirli voi. Quindi aspettate. Non ci insistiate, aspetta, non c'è tempo per attendere, coraggio! Ditemi se si sentono, nel caso vado ad aumentare. Mi aggredivano, con le zampe. Era questo? Aspettate. Ah no, era questo. Aspettate, abbasso questo, fatemi vedere se si sentono ora. Sono bassi ma si sentono, aspettate.
Ditemi un po' se ora lo sentite. Non ho visto. La 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 vita sta la vita. Un po' alti ora. Come non si sente l'audio di gioco? Non si sente l'audio di gioco, no? Ah sì, no, certo. Ci sta perché adesso non sono in game. Aspettate, ora si risente. Intanto Lav, grazie mille per il Prime. Grazie mille a tutti. Ora altissimi, immaginavo. Aspettate, li abbasso un po'. Ok, ok. Ci darai uno spoiler di una nuova serie? Beh, c'è un simmino che ha un cane. Quindi credo che per la prima volta sul mio canale mi dedicherò tantissimo a questo. È una cosa che non ho mai fatto in maniera completa e quindi in realtà credo sarà incentrata molto su questo. Ovviamente sarà condita, come vi ho detto, anche giustamente dall'amore, dalla famiglia, eccetera. Però l'idea è questa. Spero vi piaccia l'idea. Voglio riscoprire The Sims 4 con queste miniserie, con la serie dei cristalli. In realtà i cristalli sono usciti da poco e quindi ho riscoperto, o meglio ho scoperto il DLC in tutte le sue forme. Ora voglio riscoprire le feature di The Sims con i lupi mannari, tutte le cose, l'università eccetera, con delle miniserie dedicate dove vediamo, massimizziamo, platiniamo le cose. Intanto Clautia, grazie mille per il Prime, grazie mille davvero a tutti ragazzi per il supporto. Quindi voglio rigiocarmi The Sims, anche perché, ripeto, questo è il periodo d'oro di The Sims. Perché comunque adesso è il periodo in cui si sta, tra virgolette, completando. E quindi, ragazzi, è adesso che va giocato. E quindi queste miniserie saranno incentrate tutte su un aspetto di gioco. Come lavoro remunerativo i cristalli? Assolutamente, guadagni un sacco, è molto carino. Mi fa installare le cose dalla galleria. Tre pack che elimineresti? Eliminerei, non lo so, nessuno. Ma se ti posso dire, quelli che non mi fanno impazzire sono Vita in città, Cresciamo insieme, Non è vero mai nella vita e Usciamo insieme. Scherza, Cresciamo insieme è uno dei miei preferiti. Volevo dire Vita in città, Usciamo insieme e Tiny Living. Forse anche Viaggio a Batu per inutilità. Forse sono quattro. Però sì. Sì. Come mai Vita in città non ti piace? Non lo so, non mi è mai piaciuto troppo. Non amo tantissimo San Maishuno, non vivo quasi mai a San Maishuno. E anche che le cose di Vita in città, i festival dell'idilio, eccetera, li uso poco. Probabilmente è un mio limite, eh? Cioè, non dico che sia brutta come espansione. Dico che se devo pensare a quelle che utilizzo meno e che forse toglierei, vi dico quelle. Però non sono brutte. Ripeto, non c'è una vera e propria espansione che dico è proprio brutta. In tutto ciò, Giusy, benvenuta nella nostra famiglia, nella nostra community. Esatto, io lo uso tantissimo, io no. Cioè, Tiny Living per me è stata effettivamente una presa in giro. Lo dirò sempre, mi dispiace. I mobili sono carini e Tiny Living io lo uso tantissimo a livello di mobilio. A livello di gameplay è stata una cosa sciocca, perché in realtà tu puoi già fare le case 4x4 e il fatto che hai dei bonus in realtà li hai anche con gli altri tratti lotto, quindi è proprio inutile, inutile. Dovrebbero aver aggiustato Cupido's Corner. Non mostrava più i sim della galleria a cui avevo messo il like. In teoria dovrebbero averlo fissato con l'ultima patch. Io invece ci vivo spesso in città. No, ma ci sta, ragazzi, eh. È solo un mio parere personale questo. Ci sta. Se voi lo utilizzate avete ragione anche nel farlo. Io però no, devo essere sincero. Winterburg è uno dei miei scenari preferiti, per dire. Però a livello di gameplay anche i club li uso pochissimo. Quindi se devo scegliere in realtà tra le due... se devo scegliere tra i DLC, forse sono quelli che mi ispirano meno. Tutto qua. Ma non posso dire che siano brutti, ragazzi. È una roba, cioè, semplicemente di gusto personale. Tutto qua.
Molti si lamentano di vita universitaria. Tu che ne pensi? Che è un'espansione che ho visto poco. E quindi io ve lo dico, è da tempo che ve lo dico, aspettatevi, non so se a settembre, non credo, ma magari ottobre o novembre, sempre che non esca qualcos'altro, conto di fare, vi metto il programma, conto di fare una miniserie sull'università, perché l'ho giocata poco. Molti si lamentano dell'università perché è estremamente lunga. È fatta talmente in maniera dettagliata che se tu usi l'università effettivamente non puoi andare avanti con la famiglia, perché l'università è stata fatta in maniera talmente complessa da un certo punto di vista che effettivamente, ragazzi, toglie tutto il tempo. Ma questo non è sinonimo di fatta male, eh? È sinonimo di complessità. Quindi molti si lamentano di questo aspetto dell'università, lo so per certo, però non è un male in realtà sta roba dell'università effettivamente. No, sbagliato. Sta cosa dei gradini è fantastica, come la fai? Uso lo strumento piattaforme, ragazzi, che con queste freccette vi permette di aumentare o no l'altezza delle piattaforme. È molto molto semplice in realtà. Detto ciò, come vedete, mi sto impelagando in qualcosa che non faccio spesso, ovvero uno stile moderno per la casa. Spero apprezzerete questa roba, che per me appunto è nuova, nel senso che tendo a fare le case in maniera non troppo moderna, ma ogni tanto ci sta, ragazzi. Ogni tanto ci sta a fare anche qualcosa di diverso. Quindi ho pensato per Augusta una casa un po' moderna. Come si è abbassata la mia voce? Scusatemi. Cosa ne pensi dei nuovi lattanti? Carini, ma anche quelli non sono da ridere. Sono molto complessi, tra pappette, caratteri, eccetera. Sono fatti bene, secondo me. Si poteva fare di più? Certo. Potevano metterci sto benedetto passeggino? Certo, ragazzi. Se mi dite questo, mi trovate estremamente d'accordo. È stata un'occasione persa. Intanto, Carola, grazie mille per il Prime per l'ottavo mese. Assolutamente, ragazzi. Cioè, sono d'accordo con voi. Era l'occasione perfetta per aggiungere sti benedetti passeggini. Non capisco perché non l'abbiano fatto. Hanno perso un'occasione. Così come hanno perso un'occasione, ciao a tutti ragazzi, per aggiungere i segni zodiacali che sarebbero stati perfetti con colpo di fulmine. Mi metti repulsioni e pulsioni, vuol dire che tutto fa brodo. E anche le pulsioni e le repulsioni, anche i segni zodiacali possono determinare... Per me no, perché io parlo per me ragazzi, io non seguo l'oroscopo, quindi va benissimo questo. Però anche il fatto del segno zodiacale, secondo me, è stata un'occasione persa. Potevano aggiungerlo con l'espansione e avrebbero accontentato tante persone che lo chiedono da un sacco di tempo che i segni zodiacali vengano aggiunti. È stata una... purtroppo una mancanza, ecco, tutto qua. Ci sono dei dettaglietti che erano nel gioco base degli altri capitoli di The Sims che non abbiamo ancora e quindi, concordo con chi dice, potrebbero aggiungerli. Sono estremamente d'accordo con voi. Certo, i segni zodiacali non vuol dire che l'espansione sia brutta, visto che non ci sono, per carità. Però, comunque, è stata solo un'occasione persa, ecco, tutto qua. Secondo il mio modestissimo parere. Eh sì, era l'occasione giusta. Vabbè, questa è la mia nuova roba brutta. Io ve lo dico. Raghi, state usando sti cosi quanto li sto usando io? Spero di sì, ragazzi. Io, ragazzi, questi non riesco più a mollarli. Cioè, io ve lo dico. Maledetti. Questi valgono tutta l'espansione. Io ve lo dico. Sti coni di luce sono tanta roba. Troppa roba. Tanto vi leggo. Io ho acquistato Stagioni e Cresciamo Insieme. Mi consigli di prendere poi come espansione Colpo di Fulmine se volete ovviamente avere più interazioni familiari. A me non ha fatto impazzire.
io ve lo dico. Riconosco il potenziale, riconosco che l'avete comprata tutti, riconosco che vi hanno accontentato tutti, e quello sì, e riconosco che è una bella espansione, quindi non ne parlerò mai male. Semplicemente io sono una persona che non è troppo sdolcinata, quindi non apprezzo troppo la questione del dramma, la questione delle coccole, eccetera. Cioè le uso, però io preferisco un gameplay un po' più vario, quindi animali e quant'altro, ragazzi, sinceramente. Per una questione mia personale, però non significa che sia una brutta espansione, anzi, solo che io sono un po' più terra-terra, ecco, non sono una persona troppo romantica, e quindi per me Colpo di Fulmine è una delle espansioni che probabilmente andrebbe in fondo alla lista delle mie preferite, parlo Marco, mie preferite. Però, come vi ho detto più volte, sapevo che avrebbe fatto successo, sapevo che l'avreste acquistata in tanti, sapevo che le critiche mosse prima di vederla erano inutili, come sempre, perché chi l'ha criticata dicendo che era un DLC ovviamente non aveva il DLC in mano, e quindi in realtà lo ha fatto perché ovviamente è virale adesso fare Flame, ma io sapevo che l'espansione valeva molto di più di quello che si è detto. Però, se devo essere onesto, non vi posso dire è la mia preferita. Dopo un po', ovviamente, fare gli appuntamenti romantici, eccetera, io mi rompo le scatole. Ma io, Marco, non sono una persona così tanto romantica o sdolcinata. Però capisco che la community l'apprezza e capisco che abbiano fatto un'ottima cosa nel farla uscire. Quello sì, quello sì. Per quanto riguarda le tier list, ragazzi, arriveranno a tempo debito. Spero, Demi, di riuscire a farle per settembre. Sono già in programma quei video lì, dove appunto mi metterò a classificare i DLC. Quanti spoiler vi sto dando oggi, raghi? Poi arriva settembre e mi dite: Mario, io non guardo i video perché sapevo già tutto. Dovrei star zitto, non vi posso dare la schedule di settembre, signori. Ragazzi, non vi dirò altro. Vi sto dicendo un po' tutto, sia più o meno quale sarà la miniserie, sia più o meno altri video che usciranno. Ecco, non uscirà solo la miniserie a settembre, quello tengo a precisarlo, ecco. Però... ok. Dimmi che non sa... Maru, è uscito il mio sim a un rivale a lavoro, una cosa nuova, è una cosa nuova aggiunta con The Sims 4 Cresciamo Insieme. È stata aggiunta il collega di lavoro nemico con Cresciamo Insieme, che è una delle espansioni forse migliori. Quindi voi mi potreste dire: ma quindi Maru, se apprezzi così tanto Cresciamo Insieme, perché non ti piace Colpo di Fulmine, che bene o male è simile? È perché tratta un argomento un po' più sdolcinato. Tutto qua. Consigli l'espansione sui vampiri solo e unicamente se vi piace il sovrannaturale. E vi dico già però che i vampiri sono la creatura sovrannaturale più debole fra tutte, per una questione di età. Sono la prima creatura sovrannaturale uscita, quindi non sono minimamente ricchi come gli incantatori, che restano secondo me i migliori, e non sono neanche minimamente ricchi come i licantropi, che sono più ricchi dei vampiri. Personalmente, tra le creature sovrannaturali uscite, il Regno della Magia, anzi in realtà, gli incantatori restano i miei preferiti, ve lo dico. E nonostante le critiche, ha venduto di brutto, perché giustamente all'inizio tutti pensavano fosse un'espansione che fosse moddata, che fosse un game pack, che fosse un'espansione poco ricca. Non è così. Colpo di Fulmine è un'espansione a tutti gli effetti, né troppo ricca né troppo povera, ecco, cioè in realtà è un'espansione a tutti gli effetti, solo che va giocata e va scoperta come tutte le cose, quindi sì, è un po' da capire. Ma avete detto, Maru, vi leggo tutti, fai la casa color pastello, proviamo a farla pastello la casa e vediamo come ci risulta. Però che color pastello? Un verde pastello? E che... no, questa va nera. Sì.
Sì, ragazzi, devo... devo fare così. Farò una serie anche sugli occulti a tempo debito. Come vi ho detto, voglio riscoprire un po' tutto The Sims 4 dall'inizio. Perché, ragazzi, ripeto, è anche assurdo leggere di tante persone. Non sto parlando di voi nello specifico, ma in realtà quella parete del mio chiaro è di in affitto. Diciamo, non mi sto riferendo a voi, ci mancherebbe. Mi sto riferendo alla community in generale. Molti continuano a sostenere che il gioco è povero, che The Sims non ha niente da fare e che senza le mod è un gioco povero. Non è vero. Cioè, in realtà, le mod sono un grande aiuto. Io non ho niente contro le mod, ci mancherebbe, usatele pure. Ci mancherebbe pure, chi sono io per giudicare. Però non è vero che il gioco base è povero. In realtà, io penso che il gioco base sia vecchio. E quella è la differenza. E quindi molte cose, come un giorno alla spa, tutte quelle robe lì, in realtà non si giochino più perché sono vecchie. E quindi ci si è dimenticati di tutte le cose, le carriere, le abilità aggiunte piano piano nel tempo. Insomma, tutte quelle robe che rendono The Sims 4 molto ricco. Sono 84, ragazzi, DLC, io ve lo ricordo. Non sono pochi. Quindi se voi giocate a The Sims con l'idea, l'intento di platinare magari tutte le espansioni o comunque riscoprirle eccetera da capo, io sono sicuro che lo rivalutereste in meglio. Ma non perché credo di avere ragione, ma perché appunto in realtà molti pensano che The Sims non sia ricco, ma non è vero. E quindi l'idea delle miniserie è, per me, Marco, perché lo faccio principalmente per me, riscoprire il gioco, perché molte cose del gioco anche io non le faccio da anni e quindi vorrei riscoprirle da capo, proprio perché l'università è qualcosa che non faccio da tempo, ecco, solo per quello. Paralives, penso che la grafica sia molto carina, a me piace, lo so che non piace a troppi la grafica, anche la parete di legno è di Cresciamo Insieme. Dicevo, so che non piace a tanti Paralives come grafica, a me invece ispira. In realtà sto tenendo d'occhio InZOI e Paralives perché secondo me sono entrambi dei prodotti che potrebbero piacermi. Potrebbero piacere, potrebbero piacervi, potrebbero essere dei buoni spunti magari per fare dei contenuti. E quindi li sto tenendo sott'occhio, entrambi, molto semplicemente. Sono curioso. Poi ripeto, la prova del 9 e dire sono belli o brutti non ce l'ho in mano. Quando li giocheremo, quando li giocherò, mi potrò fare un parere, giustamente, che può essere anche giusto o sbagliato, sarà comunque il mio parere personale. Però per ora sono estremamente curioso di entrambi. Non so, ragazzi, vi piace la casa? Come sta venendo fuori? Sto cercando di sperimentare oggi, Non so se avete notato. Sto sperimentando qualcosa di diverso dal solito. Sì, qua ci vanno questi, ma per me sono troppo grandi. Potrei far così. Ok. Qua ragazzi andiamo a dettagliare. E intanto Carlis Angel, grazie mille per il 16° mese. Grazie mille a tutti ragazzi per il supporto. Grazie, grazie. Oddio, sopra non so se riuscirò a fare la piscina, perché è un po' un guaio. Però ci proveremo. Magari sopra no, ma magari di lato, di fianco. No, cassetta per fiori, no. Vabbè. È sempre l'occasione giusta per utilizzarlo. Facciamo così. Ok. Anche le sirene e gli alieni potevano avere qualcosa in più. Sì, assolutamente. Sono estremamente poveri e lo sono per banalmente il semplice fatto che non hanno un pack dedicato. A differenza di Supernatural, The Sims 4 ha scelto di dividere le creature sovrannaturali in game pack
E al netto di ciò che dicono in tanti, io sono d'accordo con questa scelta. Per me le creature sovrannaturali sono migliori rispetto a The Sims 3 perché hanno un pack dedicato. Quindi l'idea di dividere per creatura sovrannaturale a me non è dispiaciuta per niente. Ci sono poi gli alieni e le sirene che sono creature minori che sono state aggiunte all'interno dei DLC e ne hanno risentito. Avrebbero sicuramente avuto miglior vita, detto così fa ridere, avrebbero avuto miglior vita se appunto le avessero in realtà implementate come creature a sé stanti, come hanno fatto con vampiri licantropi. Però c'è da dire anche, ragazzi, e credo sarete d'accordo con me, che non c'era il tanto. Cioè, ha senso che le abbiano messe con altri DLC. Forse un intero pack sulle sirene non avrebbe avuto senso. Perché voleva dire, magari, avere un altro scenario. Quindi non lo so. I fantasmi sono bellissimi, ragazzi. I fantasmi possono fare gli appuntamenti. E ragazzi, i fantasmi, credo a breve, non saranno più le stesse cose. Intanto, Spippi, grazie mille. Grazie mille per il GG. Dicevo, a breve i fantasmi saranno, credo, rivalutati, eh? Ma ne parleremo a breve. Dopo che finirò la casa, ci sarà la sezione news, info e speculazioni. Eh sì, ne parleremo a breve, ragazzi. Come finisco la casetta, poi... Pensi uscirà qualcos'altro? Penso che la roadmap possa uscire settimana prossima. Quindi sì. E come se penso che uscirà qualcos'altro? Il rivestimento delle colonne, ovvero questi listelli, diciamo, sono di ecologia, ragazzi. Altra espansione trattata con i piedi da tutti, rivalutata nel corso degli anni e diventata pian piano una delle espansioni preferite della community. La pecca di Eco Living è stato uscire in un periodo sbagliato, non per gli sviluppatori, per la community. Perché in realtà l'hanno odiata solo perché si aspettavano altro. E quindi tutto ciò che usciva in quel periodo faceva schifo, a prescindere. Poi giocandola ovviamente l'hanno apprezzata. Però la community che chiedeva all'epoca i cavalli, chiedeva altre robe, ha pensato che Eco Living fosse schifosissima. È vero anche, vi ricordo, che Eco Living ha vissuto una campagna marketing un po' particolare, perché effettivamente vedere i sim che tossivano nel trailer non dava, diciamo, delle buone vibes, bisogna essere onesti. Cioè, vedere quei sim che effettivamente tossivano nel trailer... Ci sta che la gente abbia pensato, ma che l'è sta roba? Quindi effettivamente se la sono forse un po' giocata male, eh? E su questo ragazzi concordo. Poi in realtà salvo scoprirla in game e scoprire che invece Ecologia è un'ottima espansione a livello di building, a livello di scenario, a livello di dinamiche, è molto molto bella. Però effettivamente l'hanno presentata in maniera un po' peculiare, un po' troppo peculiare forse per i miei gusti, però vabbè. È andata. Però ricordo bene il periodo di Eco Living. Mi ricordo benissimo. È stato un periodo particolare. No, datemi direttamente questo. Ok. Ok. Era uscito in piena pandemia, non me lo ricordo questo. Ormai tutto ciò che dici per me è da osservare attentamente. Beh, Antonella, io non parlo mai a caso, almeno mi auguro, di essere una persona che si è costruita col tempo una certa credibilità, nel senso che io non vi dirò, ragazzi, settimana prossima annunciano un'espansione dove ci sono i frigoriferi che fanno la ola insieme a Shakira. Se io vi dico, ragazzi, le cose potrebbero andare in questo modo e più delle volte ci azzecco, non è che ci azzecco perché ho dei poteri strani, ci azzecco perché comunque le cose che dico, le tesi che sostengo hanno un fondamento. Quindi se poi alla fine succede quello che dico è perché effettivamente il discorso che ho fatto aveva senso d'esistere. Spero, ragazzi, di essere una persona che vi fa ridere con le battute, eccetera, ma da quel punto di vista spero non pensiate di me che sia un ciarlatano, ecco, se faccio un video news info e faccio speculazioni, le faccio a ragion veduta, non mi va di far figuracce,
Poi, se capita invece che in realtà non ci prendo e mi stupiscono, sono la persona più felice del mondo, perché vuol dire che anche io non c'ero arrivato e quindi sono felice di essere stupito. Però molte volte ci prendo perché i dettagli, gli indizi, eccetera, portano a quella direzione lì. L'espansione preferita al momento è Oasi in Nevada, perché io amo il mondo giapponese e quindi sono estremamente di parte. Anche per i dettagli, eccetera, i festival della neve. Guardate che Oasi in Nevada è bella e io la uso pochissimo, l'abilità di scalata è bellissima. Monte Komorebi è bellissimo, magari non da vivere tutto l'anno, ma andare in vacanza è qualcosa che non faccio da tempo. Ecco perché vi dico, sono arrivato al punto di dire, sai che c'è? Ho un gioco con 85 DLC, ma non me lo sto godendo, perché se io inizio una partita e vado a scuola e prendo la mucca e prendo il cane e faccio una roba col cane, una roba con la mucca, se faccio l'università non faccio altro, alla fine mi sono rotto un po' le scatole e ho detto, ma perché io non mi devo godere The Sims 4 in toto? Ecco il perché vorrei fare delle miniserie tematiche per espansione o per lo staff pack, come ho fatto con i cristalli, perché mi permette di godermi le cose, di vedere quell'aspirazione di vita, di vedere quello stato morale, di vedere quella animazione. Questa roba mi manca. Ottobre c'è Halloween, ci arriviamo alla roadmap spooky, tranquilli. Esatto, io invece li ho tutti e quindi molte volte non me li godo i DLC. E quindi vorrei fare questa roba. Ripeto, io spero apprezzerete il fatto che usciranno serie un po' più incentrate su degli aspetti. E soprattutto serie che non saranno giganti, no? Magari 10-15 episodi e poi si cambia tematica, si cambia famiglia, anche perché poi capisco che serie di 200 episodi, ragazzi, dopo un po' ciao, cioè nel senso li abbandonate, e ha senso, non dico che sia sbagliato, ha senso abbandonarle, nel senso che un gameplay non può durare 200 episodi, dopo un po' ci sta che uno si stanca, ecco, lo capisco, lo comprendo, quindi ci mancherebbe pure. No, questo leva il tutto. No, qua mi serve per renderlo carino, spero, qualcos'altro. Qualcos'altro che, guardate un po', il caso vuole sia sempre... No, ecologia no. Ci ho provato, ragazzi, poteva essere bello. Allora, questo mi piace come muro, lo sapete, lo uso sempre, però non si sposa bene con lo stile moderno, secondo me. Qual è il tasto per eliminare velocemente gli oggetti? Canc, ragazzi, dalla tastiera. Sulle adozioni nel gioco, che ne pensi? Ci sta, perché comunque The Sims è un gioco inclusivo. Quindi il fatto che abbiano aggiunto la possibilità per i sim di adottare anche con, diciamo, l'inseminazione artificiale ha senso, secondo me. Non è qualcosa che lede in realtà il pensiero comune e non ci vedo niente di offensivo in questo, se devo essere sincero. Io non lo faccio semplicemente perché mi dimentico. Però, esatto, potrebbero sicuramente fare in più tutto, ragazzi. Cioè, loro possono sempre migliorare il gioco. Il gioco può sempre essere migliorato. Mangiamo fuori, ho fatto prendere un sim un ristorante e gestirlo. Allora, per quanto riguarda in realtà il gestire un ristorante, alzo le mani. Non lo faccio da una vita. Anche quello probabilmente sarà oggetto di una futura miniserie. Per quanto riguarda invece da cliente, io ragazzi vi devo dire una roba. Secondo me funziona. Stava meglio il verde di prima, ragazzi. Lo rimettiamo. Dicevo, secondo me l'hanno fissata. Sapete? Perché comunque io vedo... questo è un po'... cioè, io in realtà, ragazzi, lo sto usando il ristorante. Sapete che io non ho più quei problemi che c'erano prima? Ripeto, magari da gestire, no. Però secondo me i ristoranti, finalmente, con tutto il tempo del mondo, per carità... Non dico niente, era ora.
Però, con tutto il tempo del mondo che si sono presi, però secondo me hanno risolto molte cose finalmente. Vedo che funzionano finalmente meglio. Magari sbaglio io. Sono nuovo su The Sims. Si possono copiare delle case senza costruirle da zero? Certo. Tu, beh, oddio, copiare delle case no. Puoi però salvarle con questo tastino in biblioteca, nella tua biblioteca, e poi dalla biblioteca le puoi copiare, le puoi mettere tutte le volte che vuoi nei lotti. Quello sì. Sai che i sim possono avere l'aspirazione del formaggio grigliato? Certo, assolutamente sì. Ci sono tanti easter egg su The Sims 4 che vanno riscoperti. Un vampiro può curare gli animali in una clinica veterinaria in maniera diversa dagli altri sim, dai sim umani. Se voi avete un vampiro, lui curerà gli animali in maniera diversa. Esempio, vi faccio un esempio sciocco, un easter egg sciocco. Ce ne sono davvero tanti di easter egg su The Sims 4. Per quello vi dico, va riscoperto, almeno io ho intenzione di riscoprirlo, ci mancherebbe, parlo per me. E spero apprezzerete questa cosa nelle serie che verranno. Tutto qui. Ho proprio voglia di riscoprire tutti i dettagli di The Sims. Al momento stiamo creando una casa per una miniserie che uscirà a settembre sul canale, ragazzi. Adesso stanno uscendo le serie in corso ad agosto, conto di finirle perché a settembre ovviamente si portano delle novità. E quindi ho creato un simmino e adesso conto di creare la sua casetta. Mi sto ispirando a uno stile più moderno e vediamo un po'. No. Sì. Questo sì. A me funziona il ristorante e ho anche scoperto da poco che avere il tavolo non devi chiederlo al caposala, ma devi cliccare sul tavolo e fai chiedere il tavolo. Assolutamente. È così. Io però ogni volta che vado aspetto che mi diano loro il tavolo. So sciocco io. Però è vero. Assolutamente. Tu puoi chiedere il tavolo che vuoi. Lo so, ragazzi. Ma è vero che si può scaricare il gioco gratis? Secondo te è necessario avere tutte le espansioni? No, le espansioni arricchiscono il gioco, ma il gioco base è un free to play. The Sims 4 da un bel po' adesso, un annetto, forse qualcosa di più, è diventato free to play. Il gioco base, ovviamente. I DLC, ragazzi, si pagano, ma come dicevamo prima, sono sempre scontati ormai i DLC. I DLC di The Sims 4 ormai si trovano davvero a poco prezzo e molto molto spesso. Però il gioco base è assolutamente gratuito. Ora è diventato un free to play. Sì. Una strategia vincente, secondo me anche quella. È vero, io l'ho pagato, però ragazzi, ci sta. Cioè, nel senso, non si può far nulla. Ci sta. Sì, ragazzi, vorrei fare un tetto un po' ecologico, se riesco. Non troppo, ma un po' ecologico, sì. Anzi, lo vorrei fare ancora più strano. Aspettate, voglio vedere se riesco. Ok. Sì, assolutamente. Game pack preferito? Domandona. Allora, da appassionato di HGTV, io ragazzi, Discovery, io cresco, mangio, corro come i Pampers, HGTV, ti direi forse Arredi da sogno, ma mentirei. Probabilmente fammeli scorrere. Probabilmente resta Avventura nella giungla, il mio preferito. Come si fa a spostare la visuale dall'alto in basso? Io ho la visuale di The Sims 3.
ragazzi, la trovate quassù. Potete in realtà cambiare la visuale di The Sims 4 a The Sims 3, e io che vengo da The Sims 3 ho sempre odiato la visuale del 4 e quindi mi rifiuto categoricamente di utilizzarla. E quindi ragazzi, sì, uso quella del 3. Da quando è uscito The Sims 4 non l'ho mai messa, mai usata quella del 4 e non ci tengo minimamente. Farò anche all'interno, sì. Siamo in live da 2 orette, dai. Ci sta. E vi ricordo, ragazzi, saremo in live ancora 8 ore e 33. Vi ricordo, ragazzi, le regole della maratona estendibile. Ovviamente, con le donazioni, la sub, il supporto, se vi va, potete ovviamente aumentare il timer, se vi va. Ok. Qua, ragazzi, devo farlo. Qua, ragazzi, lo dovrò fare. Dove me l'hanno messo? Ah sì, attività all'aperto. E che fai? Te ne privi? Dai, raghi. Su, dai, raghi, non scherziamo, eh? Vi prego, facciamo i seri. Non scherziamo. Perché... che cos'è? Questa, ragazzi, è la nuova coperta di Colpo di Fulmine. Potete fare il picnic, potete fare in realtà delle altre robe che non sono picnic. Ma c'entrano comunque... non lo dirò. Potete fare fichi fichi, potete ammirare le stelle. Come hai ripristinato il computer per sbaglio? No, dovete ovviamente, ragazzi, badare a ste robe. Altrimenti perdete ciò che avete fatto. Si può fare uhu come i gabbiani. I gabbiani ce l'hanno sempre detto che si poteva fare uhu, ma noi non avevamo mai dato credito a quelle dicerie. E invece... ciao a tutti, ragazzi, benvenuti in live. Mi state sentendo sproloquiare. I gabbiani proprio che mi, esatto. Mi aggredivano con le zampe davanti e col becco uhu. Cavolfiori, cavolini di Bruxelles. Allora, ragazzi, se non capite cosa sto facendo, c'è solo da aspettare. Per gli amici, attenta. Iguana, iguana. Il problema è che sta tenda è... così. Ok. Sì, l'ho detto davvero, comunque. Poi. Ecco qua. Come trovare le tue case su The Sims 4? Non ti trovo più. Ragazzi, non ho cambiato nick, è sempre M9013. Strano, che non mi trovate. Ma in realtà è un problema comune. Cioè, lo so. So che c'è, so che c'è. Lo sapevate? Stiamo facendo, ragazzi, la casa per il nostro nuovo simmino. Ok. Questa però va così. Spero, ragazzi, vi piaccia quello che sto facendo, Sto facendo una zona living esterna, vivibile. O almeno lo spero, spero sia abbastanza vivibile. Sede da esterno. Oddio, io ci metterei il plasticozzo, È un must, raghi, all'esterno. Arriverà, ragazzi, quella parte. Da quanto tempo stai giocando? Siamo in live da 2 orette. In realtà ne mancano 8 ore e mezza. Alla fine della live, infatti, faremo diverse cose insieme. Assolutamente.
Le sedie sono di Cresciamo Insieme, ragazzi. Il parquet all'aperto, raghi. Per carità, ci possiamo provare, Perché no? E intanto grazie mille, Ele. Grazie mille davvero per il quarto mese. Per il quinto mese. Io ho creato la casa dello chef di mia madre. Ci sta, ci sta. Io, vabbè, ho in mente di creare delle robe su The Sims. Spero il mese prossimo. Vedremo, vedremo, ragazzi. Pietra. Beh, anche il legno è bello, in realtà. Anche il legno fa la sua porca figura. Tanto Julius, benvenuta nella nostra famiglia, nella nostra community. Ciao a tutti, ragazzi. Come la va? Come state? Come state passando agosto? Ditemi un po', signori. Che si racconta? Io qua vorrei fare un'altra roba. Ovviamente, ragazzi, questa non è una casa start, per carità. Ve l'avevo detto che non avrei fatto una casa start. Probabilmente userò il trucco che ti permette di comprare le case anche se hai 20.000 simoleon. Vero. È un legno particolarissimo. Vero. Vero, vero. Al muro adesso infatti stavo pensando a cosa mettere per dividerlo. Probabilmente questo. Ciao a tutti, ragazzi. Ciao a tutti. E però qua vorrei... Fermi tutti. Dove stanno? Frenesi e fornelli. Dove stanno? Così. Ok. La piscina, ragazzi, va fatta fuori. Perché per forza di nuovo. Le espansioni fondamentali da avere sono stagioni. Cresciamo insieme. Per me anche vita da liceali. E ripeto, per assurdo, anche colpo di fulmine. Se anche, ripeto, non è una delle mie preferite, capisco quanto sia utile. Ecco perché vi dico, è la differenza tra una persona che usa l'oggettività e l'obiettività. Per me, cioè la soggettività e l'obiettività, per me a livello soggettivo non è una delle espansioni mie preferite. A livello di utilità lo è, se devo fare un discorso oggettivo, ragazzi. Se devo essere oggettivo, colpo di fulmine è un'espansione che si dovrebbe avere. Secondo me. Perché va ad aggiungere tutte quelle dinamiche legate all'amore che al gioco servivano. Non impazzisco io personalmente con le cose sdolcinate, ma questo è un mio parere personale. Non significa che sia brutta. The Sims 5 ci sarà, certo. C'è stato però a quanto pare un problema legato alla versione console e ragazzi c'è anche un problema legato al fatto che c'è una nuova gen. Quando io vi dico che Inzoi è un gioco pesante, non vi dico che sia sbagliato questo, Se la gente si lamenterà di non poterlo giocare, da una parte avrà ragione, dall'altra avrà torto. Perché? Perché Unreal Engine 5 è il futuro. E anche The Sims non può esimersi da questa cosa. Quindi io non mi aspetterei un The Sims 5 che gira su tutti i PC come il 4. O comunque come vi gira adesso il 4. Perché? Perché The Sims 5 sarà figlio di una nuova generazione videoludica. E anche di una nuova generazione software e hardware. E quindi potrebbe richiedere un PC molto più performante rispetto a The Sims 4. Avrebbe senso, perché ragazzi siamo davanti a una nuova generazione videoludica. E intanto grazie mille JD, grazie mille a tutti ragazzi.
Quindi sì, non mi stupirebbe affatto il fatto che The Sims 5 sia pesante, perché prima o poi ci sarà lo scarto generazionale, ragazzi, non possiamo prenderci in giro. Non possono fare i giochi che vanno bene su PC di 10 anni fa. È brutto dirlo, però sarà così. Dite, vero? Mi sa che vado giù di in affitto, ci avete ragione. Ma hanno dato le piante migliori in affitto nel debug e io sto qua a spendere soldi con queste piantine del manga. Ma ci avete ragione, fermi tutti. bb.showliveeditobjects e bb.showhiddenobjects. E raghi, ci avete ragione. Devono lucrare più su più piattaforme. Ho capito, ma una PS5 può anche magari reggerlo in Unreal Engine 5. Non lo so perché non ho PS5, ma un PC no. Pensate, ve l'ho detto, in Zoe, ragazzi, richiede il mio PC per giocare. Non saranno in molti quelli che riusciranno a giocare in Zoe. Però ripeto, non è sbagliato, eh. Non ce l'ho con in Zoe e sbatto i piedi e dico, vedi, in Zoe fa schifo perché non lo può giocare nessuno. No, in Zoe, ragazzi, è un gioco nuovo. E quindi ci sta che richieda un PC di un certo tipo. Non per tutti, ci avete ragione. Però può succedere. Il mio PC, ragazzi, non è un PC da gaming. Io ho un PC da lavoro e gaming. Quindi in realtà, ragazzi, il mio PC è estremamente potente. Fin troppo per il gaming. Quindi, ragazzi, non lo consiglierei a nessuno. Il mio PC è un PC di un certo tipo. Sarà una scusa per cambiare PC? Ma sarete costretti. Se avete un PC molto datato, sarà... Cioè, sarete obbligati se volete continuare a giocare a qualsiasi gioco, The Sims, in Zoe, Minecraft, tutto ciò che volete. Minecraft no, però tutto ciò che volete. Ci sta che tra poco ci sarà una nuova generazione di hardware e software, soprattutto hardware, e quindi sarete costretti, ragazzi, a cambiare PC. Cioè, è brutto dirlo, ripeto, non lo dico in maniera disfattista, ma io sono una persona onesta. E non vi posso dire, giocherete a The Sims 4 fra 4 espansioni allo stesso modo, non vi posso dire, giocherete The Sims 5 allo stesso modo in cui giocate il 4. Probabilmente no, ragazzi. Probabilmente dovrete cambiare PC se volete giocarci. Però, ripeto, da una parte è fisiologico, cioè è una cosa naturale il fatto che dopo un po'... l'hardware va cambiato, altrimenti i giochi restano sempre uguali e non c'è mai il miglioramento, ecco, non ci sarà mai un miglioramento. Tutto qua. In Zoe, ragazzi, è un simulatore di vita, come The Sims. Alessia, intanto, benvenuta alla nostra famiglia, alla nostra community. Quindi sì, è un simulatore di vita a tutti gli effetti, che appunto è pesantuccio, e quindi capiremo. Capiremo come sarà gestito tutto qua. Il mio è del 2021, spero... Sì, beh, certo. Anche il mio è del 2021, spero mi regga 10 anni sto robo, altrimenti inizio a piangere. Però posso arrivare a capire che comunque non è più così scontato, ecco. Tutto qua. Qua. Ok. Ragazzi, vorrei rendere la casa un po' ecologica. Se posso. E qua però mi servirà anche un comignolo per un eventuale camino che metterò sotto. Cosa preferisci tra The Sims e Zoe? Ginevra, come potrei mai parlarti di un gioco che non conosco? Di The Sims ti posso dire tutto perché ci gioco da 20 anni, soprattutto il 4 lo gioco da subito. Sì, certo, sono pannelli solari. In Zoe, ragazzi, non lo posso giudicare. Promette bene e può essere un gioco che mi piace, visto il genere, ma potrebbe essere anche una ciofeca assurda. Però non abbiamo niente per giudicare in Zoe. Un trailer
che non mostra niente, cioè ha mostrato un gioco in fase di sviluppo. Come potrei mai giudicare bene o male un gioco del genere? Sarebbe una reazione e sarebbe in realtà un parere estremamente pezzotto. Sarei davvero un ciarlatano, ragazzi. Certo, certo, il 21 proverò la demo, certo ragazzi che la provo. Però sarei un emerito ciarlatano a dire The Sims è peggio, Inzoi è meglio di The Sims. Su quali basi? L'avete giocato? Lagga? Ciò che hanno mostrato in un trailer vi sembra il gioco completo? Non si può dire niente. Non si può dire né che è bello né che è brutto. No, 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 non è ancora uscito, ragazzi. Quindi aspettiamo e poi ovviamente quando esce sarò io il primo a farmi un'idea. Tutto qua. Esatto, secondo me solo la demo pesa 10 giga. Io ragazzi ho visto delle cose su Inzoi che sinceramente spero vengano fixate, perché ci si riempie tanto la bocca di The Sims, ma fidatevi che quel gioco, cioè da quello che si è visto in alcuni punti, era fatto male. Ma ripeto, era una versione di prova, era un playtest, quindi come posso io dire che la versione finale del gioco sia così brutta? Non lo posso dire. Quindi prima di avere dei pregiudizi aspetto, guardo com'è alla fine, vediamo un po' se magari era un gioco in fase di sviluppo che aveva dei problemi, ma dei problemoni grandi come una casa, però che in confronto di Sims non ha manco un bug. Però ripeto, magari era solo perché è una versione di prova. Tutto qua. Quindi ripeto, sarebbe sciocco giudicarlo. Solo per quello. Stiamo costruendo la casa per una serie di gameplay che probabilmente uscirà a settembre, ragazzi. Spero vi piaccia. È strana come casa, molto modernina. La cosa non mi dispiace affatto. Però è molto molto modernina. Come casetta. Non lo so ragazzi, sono uscito un po' dalla mia zona di comfort col building. Se anche amo sperimentare, io sperimento tanto col building. Però se posso pensare a uno stile che mi caratterizza è più il mid-century, non il classico, ma il mid-century. Le mie case sono molto spesso di colori neutri e quindi è uno stile che è diverso da questo moderno. Quindi da una parte sono contento perché sto sperimentando. E sto vedendo cose nuove, ecco. Sto facendo cose un po' diverse dal solito. I pannelli solari, ragazzi, sono di vita ecologica. Sono dell'espansione vita ecologica. E di che ci mancherebbe, ragazzi? Figuratevi. Li consiglio se vi piace il sovrannaturale. Se vi piace invece avere delle partite più... vi leggo la domanda perché su Twitch ovviamente non avete letto. Consigli gamepack come Vampiri, Lupi Mannari e Strangerville? Dipende. A me piace il sovrannaturale, però la predominanza dei miei gameplay è comunque di stampo più realistico. Quindi gioco meno con gli occulti. Ci gioco, ma mi capita più raramente. Di solito faccio delle famiglie classiche, nel senso che comunque è una famiglia come tutte le altre. Quindi ti deve davvero piacere il mondo sovrannaturale. Se ti piace, sì. Anche i gamepack sovrannaturali valgono la pena. Valgono la pena. Di essere giocati. Kit preferito? Forse Angolo dei Libri alla fine, sapete? Anche quello delle serre, ma forse Angolo dei Libri è quello che uso di più. Angolo dei Libri mi fa impazzire. Mi piace proprio la questione delle librerie messe così. È proprio bello. Mi piace proprio tanto. Ok. Ah, un po' sempliciotta sta zona, eh?
come fai a costruire una casa senza soldi? In realtà sono infiniti, perché ti spiego giù. Non ho dei sim che ci vivono. Quindi io sto giocando dal pannello degli scenari, dello scenario, in realtà senza avere una famiglia attiva. Se tu vai a cliccare su un lotto dove non ci sono sim, lo puoi costruire ovviamente con il martello e la chiave inglese, e lo puoi fare in maniera gratuita, cioè in realtà hai soldi infiniti. Ovviamente quando hai finito la casa e hai la tua famiglia dovrai avere i simoleon che vale. Questo qua. Il mio PC, ragazzi, è un PC che ho assemblato io. È un PC che ho assemblato io. Quindi non è un precostruito. Ho preso i pezzi e l'ho assemblato io. No, non è un PC della NASA, ma va. È un buon PC, sicuramente, ma... Wow, ste luci! È bellissimo sto faro! Guarda il gioco di luce che fa! Scusate, ragazzi. Ma va, figurati i giorni. Ci mancherebbe. Dice, queste luci sono la vita. La vita, ste luci. Non ce n'è. Non ce n'è. Ste luci sono... Però no, ripeto. Il mio PC è pure vecchio. Sono di colpo di fulmine, ragazzi. Sono di colpo di fulmine, sono appena state aggiunte. Una delle cose migliori delle espansioni. Ma invece di la cosa di poter sovrapporre gli oggetti è un cheat, una modalità proprio del gioco? No, è un trucco del gioco. In realtà ti permette di sovrapporre gli oggetti, si chiama Move Object, e ti permette appunto di sovrapporre gli oggetti. Beh, queste mi sembrano di stampo moderno, eh? Queste due... no, ma queste sono bellissime. Dovresti aver fatto almeno un piano, ma ti spiego, sai perché non è una casa a due piani? Perché lui è solo col cane. E qui... Non solo come un cane, è solo con il cane. E quindi, ovviamente, una casa per un sim single. La miniserie, ripeto, avrà anche una buona parte legata all'amore, alla famiglia... Però in realtà lui è un simino solo e quindi preferisco così solo per quello. E tanto grazie mille per il secondo mese. Buonasera, riuscire a seguirti. È bello riuscire a seguirti in diretta, grazie mille davvero. NN Miva, benvenuta, grazie mille davvero. Mi hai convinto a comprare questa espansione, dal trailer non gli davo una lira. No, beh, oddio. Ripeto, se vi piacciono le dinamiche romantiche, perfetta. Io continuo a sostenere la mia tesi, ragazzi. Che può essere giusta o sbagliata, per carità. Per me è troppo sdolcinata. Per come sono fatto io è troppo sdolcinata, colpo di fulmine. Ma per come sono fatto io, non significa sia brutta. Single col Big Money, beh sì ragazzi, utilizzerò il trucco per prendere sta casa. Poi ovviamente li lascio tipo 1000 simoleon e lo farò morire di stenti. Però, per ora va bene così. Devo capire più che altro come farlo sopravvivere. Ma quello lo vedrò in fase di gameplay, ecco. Ancora non mi sono dato delle risposte. Vedremo. Vero, no, vero. Nel building ci sono tante cose carine, sì. Assolutamente. Adesso non posso usare quello, cioè la cosa secondo me migliore che hanno aggiunto, perché la casa non si presta.
Però il paraschizzi nuovo, lo sapete come la penso, vale tutta l'espansione anche quello, eh. Vi faccio vedere a cosa mi riferisco. Faccio prima. Dove sta il paraschizzi? Dovrebbe essere in questa sezione, ma faccio prima ad andare su colpo di fulmine. No! È tra quadri. Ma dai, ma nei quadri, vabbè. Questo, ragazzi, è la vita. Hanno aggiunto il paraschizzi. Spero ne aggiungano di altri tipi più moderni con, con i prossimi DLC, eccetera. Magari qualcosa di marmo, visto che arrivano probabilmente i cimiteri, quindi ci sta il marmo, una candelina, la foto del defunto e passa la paura. Ma come vedete, in realtà, ecco, questo è completamente personalizzabile. E questo, ragazzi, è un oggetto che secondo me è irrinunciabile. Come i cuscini. È molto bello, è uno degli oggetti migliori, secondo me, che ha aggiunto l'espansione. Potresti farlo diventare veterinario per restare in tema. Non dirò più niente delle mie idee. Non entrate nella mia psiche. Anche perché, come vedete, sono una persona che ci mette poi tanto, in realtà, a spifferare. Quindi, ragazzi, non entrerete nella mia psiche. E intanto, Imnesia, benvenuta nella nostra famiglia e nella nostra community. Questa, ragazzi, è di frenesia ai fornelli. E anche gli staff pack, secondo me, hanno fatto un salto qualitativo assurdo. Gli staff pack adesso sono diventati uno, probabilmente, dei miei DLC preferiti, perché gli ultimi sono davvero belli. Non ce n'è. Sono davvero belli gli ultimi staff pack. Sono fatti bene, sono... pensate ai cristalli, sono ricchi il giusto per 10 euro. Quindi secondo me è tanta roba. È tanta, tanta roba. No, qua deve entrare in camera. Ovviamente, ragazzi, capite bene che manca una roba a sta casa. E voi direte, Maru, c'hai ragione, che potrà mai mancare? È molto bello lo staff pack dei cristalli. Subito beccato. In realtà non proprio. Il bagno. E certo. Secondo voi io potevo far una casa con il bagno? Aspettate. Che miseria. Cioè, capite perché io amo sto kit, ragazzi. No, no, ma la camera da letto è qua. Capite perché io amo sto kit. Cioè, ragazzi, è... bellissimo. Cioè, non ce n'è. Il kit è bellissimo. Quello dei libri dà proprio le va... Poi, per carità, forse perché... è una cosa che mi piace anche nella vita reale, le librerie eccetera fatte così. Quindi forse è quello che mi porta ad apprezzarlo ancora di più. Però sì, cioè dà proprio delle vibes diverse. Non ce n'è sto kit, dà proprio l'idea di casa vissuta, di casa elegante, secondo me. E non è male come roba. Sì, no, insieme a quello delle piante, concordo. Aspettate che devo capire dove passano i sim, però ad una certa. Sì, stavo pensando. Volevo cedere e mettere quello dei cristalli, però... probabilmente metterò quello dei cristalli. Sì, quello dei cristalli. Ho detto giusto. Che è uno dei miei preferiti di divani. Divani e divani. E che voglio centrare la visuale. L'espansione meno gradita. E forse usciamo insieme. Per quanto, ripeto, Winterburg è uno dei miei scenari preferiti. Sì, ragazzi, ho tutti i DLC. Ho la fortuna di lavorare
di collaborare con The Sims, con Electronic Arts, e quindi ho anche la possibilità di portarvi in anteprima in Italia le espansioni, kit no, perché in realtà me li danno il giorno stesso, ma gli altri DLC ho la possibilità di portarveli prima in Italia. E quindi sì, collaboro con The Sims, e quindi ho tutti i DLC. Li avrei comunque tutti, a prescindere dalla collaborazione, però. E anzi, vi ricordo che se utilizzerete, se vi va, di supportare ciò che faccio in maniera gratuita e volete comprare magari qualche DLC, e vi ricordo che sono gratis, cioè sì, ciao, vi ricordo ragazzi che sono in sconto, quindi se vi va potete supportarmi gratis, porca miseria ciò che dico, poi la gente, ok, potete usare il codice promozionale Maruko su EA App o sito ufficiale di The Sims, se vi va. Sì, vai, lascia stare Ronny, questi sono dettagli. E intanto, Virs, benvenuto, benvenuta alla nostra famiglia, alla nostra community. Ragazzi, vi ricordo che siamo anche in live su Twitch. Se vi va, potete raggiungerci su Twitch, ovviamente lo dico ai ragazzi di TikTok. Così, se vi va. Io faccio sempre questa domanda, sapete perché? Perché non so, intanto Ari, grazie mille delle rose. Lo dico perché non so se si vede meglio su TikTok o se si vede meglio su Twitch. Ciao a tutti, ragazzi. Quindi non so effettivamente se vi trovate meglio su Twitch o TikTok. Anzi, dovete dirmi se in realtà le live su TikTok sono piacevoli da vedere. Ci terrei tanto ad avere un feedback a riguardo. A livello qualitativo, dico. Poi a livello di me, purtroppo, quello... Vi beccate ciò che arriva. Lì sono uguale in tutte e due le piattaforme. Però, quanto odioso vi ha già battu da zero a professoressa Umbridge? Direi due professoresse Umbridge, Veronica. No, allora, Viaggio a Batu, scherzi a parte, secondo me è uno... È molto carino come game pack. Ha un gameplay molto bello. Il problema è che non c'entra niente con The Sims. Quindi un po' come The Sims 3 Medieval, se l'avessero presentato come uno spin-off a tema Star Wars, secondo me sarebbe stato meglio. Perché non è brutto. Semplicemente non c'entra niente con il resto. E quindi non lo si usa. Perché in realtà è un po' buttato là. Se invece l'avessero presentato come, appunto, uno spin-off di qualcos'altro, secondo me avrebbe venduto di più e sarebbe stato apprezzato di più. Perché effettivamente tu Viaggio a Batu lo puoi anche giocare una volta su The Sims 4, ma poi non lo rigiochi più. E poi, ripeto, non ha troppa attinenza con il resto. Mentre se tu lo facevi come spin-off staccato, ci poteva stare. Secondo me avrebbe venduto anche molto di più. Ve la butto lì. Secondo me sì, ho sempre pensato questo. Che avrebbe venduto di più, probabilmente. E avrebbe avuto senso, in realtà. Perché comunque era uno spin-off. O comunque sarebbe stato comprato dagli appassionati della saga. Io, per dire, non sono appassionato di Star Wars, nel senso che non lo conosco troppo. Quindi non sono appassionato per non conoscenza, non perché non mi piace. E quindi ho fatto fatica a recensirlo quando ho dovuto recensirlo, perché non volevo ovviamente parlare a vanvera. E quindi mi sono dovuto un po' informare. Però poi giocandolo a me è piaciuto tanto come game pack, però solo una volta. Poi per il resto non l'ho più giocato, ecco, tutto qua. Ecco, sto kit, per dire, è quasi rinunciabile. Sono quelle robe che effettivamente una volta che hai non le molli più. Almeno, parlo per me. È uno dei kit migliori. Controverso, però ce l'abbiamo tutti ed è uno dei più utili. C'è poco da fa. Quello di Star Wars è l'unico che mi manca. E ci sta, ragazzi. Magari ti manca perché non conosci Star Wars come me. E quindi in realtà dici, vabbè, non me ne faccio nulla. Perché è molto tematico. Ecco, è quello il problema. Infatti io non sono molto pro le collaborazioni nei videogiochi, ragazzi. Non sono molto pro... Non perché non mi piace, perché per dire, metti caso, se dovessero fare una collaborazione con Ikea, saremmo tutti qua a saltare di gioia. Però, allo stesso tempo, io preferisco che non ci siano troppe collaborazioni con i brand, perché comunque risulta molto tematizzato il DLC e quindi divide la community.
Se invece si parla di DLC generici, quindi qualcosa come i cavalli, gli animali, eccetera, allora lì mi trovi più d'accordo. Perché, secondo me, quelli mettono d'accordo un po' di più tutti. Mentre le collaborazioni, secondo me, con i brand ovviamente parlo, da una parte sono deleterie. Secondo me, ripeto, magari sbaglio, magari non sarete d'accordo con me. Se dovessero fare un game pack a tema Harry Potter, io salterei di gioia, ma io amo Harry Potter. Però comprendo anche chi direbbe, sì, ma che c'entra con The Sims? Non c'entra niente. Esempio, no? Vi faccio un esempio sciocco adesso. Quindi, da una parte, boh, non lo so. Sono sempre stato un po' diviso a riguardo. Intanto Vanni, grazie mille per la sub, ciao a tutti. Fatemi guardare il timer, mancano 8 ore e 28. Ma mancano 8 ore e 28 da 2 ore. Ciao a tutti ragazzi. Io vorrei giocare The Sims 3, anche io, perché il mio PC non lo regge. Non è vero, lo regge, anzi, se lo mangia, se fosse ottimizzato bene. Invece The Sims 3 purtroppo è ottimizzato malissimo e quindi lagga sul mio PC. E quindi bisogna ottimizzarlo in maniera, come dire, esterna. Cioè, purtroppo anche a me piacerebbe giocarlo tanto, però è così. E purtroppo è ottimizzato un po' così. E quindi vabbè. Ok. Mi manca il 2. Il 2 è il periodo d'oro. Non ce n'è. The Sims 2 resta la punta di diamante. Ragazzi. A livello di storia di The Sims, sto parlando. The Sims 3 non arriva neanche alla suola delle scarpe di The Sims 2. E lo dico non per paragonarlo, ma è vero. In realtà The Sims nella sua storia ha avuto l'apice della gloria col 2. Grazie ragazzi, spero vi stiate rilassando, spero stiate passando una domenica serena in mia compagnia. L'apice di The Sims è stato il 2. Nessuno come il 2, neanche il 3. Anzi, il 3 è stato estremamente criticato all'inizio. E poi ci siamo innamorati del 3, perché anch'io l'ho giocato, ma non è stato un amore, come dire, immediato. Col 4 uguale, io mi sono innamorato del 4 col tempo, la prima volta che ho visto il 4, aiuto. Però anche The Sims 3 non è stato apprezzato dalla community. The Sims 3 è pieno di bug, se per dire. Cioè, è la stessa roba. A me fa ridere che la gente si dimentica. Però purtroppo i bug nei giochi succedono. Anzi, nel periodo videoludico che stiamo vivendo è anche peggio, perché in realtà ti vendono i AAA a 70 euro buggati e soprattutto che devono patchare al day one. Però la gente si è dimenticata di quanto era buggato il 3. E ripeto, non lo dico per giustificare il 4, lo dico perché è un dato di fatto, ragazzi. È tutto lì. Tutto lì. Intanto, Checca, benvenuta alla nostra famiglia e alla nostra community. È un dato di fatto. Il 3 è buggato tanto quanto il 4. Con la differenza che il 4 c'è una squadra che si spera riesca a fixare tutto prima della fine di The Sims 4. Il 3 manco l'hanno fixato. L'hanno lasciato così. L'hanno lasciato non ottimizzato. Quindi in realtà le critiche stanno a monte. Lì non l'hanno manco finito. Nel senso, sì, l'hanno finito, ma in realtà poi non l'hanno più supportato e neanche fixato. Ci hanno lasciato così. Però la gente si dimentica queste cose. Anche io l'ho amato alla follia dei Sims 3 giorni, per quello ti dico. Dico solo che bisogna dare a Cesare ciò che dice. Se fossero le 8 e ci fosse il TG5, dovremmo dare a Cesare ciò che è di Cesare. Cioè, la verità. Cioè, The Sims 3 è ottimizzato malissimo ed è buggato tantissimo. Però è bello. Cioè, non ti dico che The Sims 3 è brutto. Lo amo come amo il 4 e come amo il 2. Semplicemente, ripeto, la gente si è scordata, però, che è buggato, purtroppo. Ma lo è. Lo è anche lui.
loro hanno assicurato che lo sviluppo di The Sims 5 e di The Sims 4 andrà in parallelo. E questo ci fa capire, da una parte, che il Project René non è il vero e proprio The Sims 5. Pare essere più che altro una sorta di esperimento, che però si potrebbe trasformare benissimo in un The Sims 5, magari col tempo. Quindi, loro hanno assicurato questo. È vero, Vix? Sì e no. Sì e no. È vero che The Sims 4 potrà continuare ancora per un po', anche dopo che esce The Sims 5, e non lo dico perché lo penso, ma lo dico perché è già successo. The Sims 3 ha avuto l'ultima espansione dopo l'uscita del 4. Quindi in realtà, ragazzi, è comprovato il fatto che potrebbe uscire un The Sims 5 e il 4 continua, ma non durerà tantissimo. Stiamo costruendo una casa per una nuova serie di gameplay che uscirà su YouTube a settembre, ragazzi. Quindi posso immaginare che potrebbe durare un annetto dopo l'uscita del Project René. Se il Project René dovesse uscire nel 2025, ma aspetto che lo sviluppo del 4 finisca nel 2026, non di più. Ma poi deve finire. Deve finire, ragazzi, non può continuare. Gabbiani, The Sims 4. Proprio che mi aggredivano. Ci sono più di un rumor sui prossimi DLC del 4, ne parleremo a brevissimo. Ne parleremo a brevissimo, ragazzi. Esatto. E poi esatto, come dice Johnny. Cioè, c'è anche da dire che uscirà un gioco vuoto. Cioè, ragazzi, The Sims 5 al lancio, a parte che se sarà un gioco base che si basa su microtransazioni, The Sims 5 sarà molto più povero probabilmente del 4, forse no, perché hanno assicurato che ci saranno le stagioni nel gioco base, eccetera. Però non aspettatevi un The Sims ricco di cose da fare, eh. Voi, sono sicuro, voi prenderete The Sims 5, lo aprirete, lo giocherete, farete la vostra famiglia e sono sicuro tantissimo che dopo la seconda famiglia direte: sì, però torno a The Sims 4 perché qua non posso fare niente, non ci sono gli animali, non ci sono le stagioni, non ci sono i cavalli, non ci sono gli appuntamenti, non ci sono i bambini, cioè non c'è niente, preferisco il 4 che è completo. Sono sicuro di questo. E ha senso. Perché, ragazzi? Perché il Project René uscirà all'inizio e per diventare ricco come The Sims 4 ci vorranno degli anni. Così è stato per l'1, così è stato per il 2, così è stato per il 3 e così è stato per il 4 e sarà così anche per il 5. È normale. Ci sta la novità, ovviamente la giocheremo tutti, ma non si potrà fare chissà cosa su The Sims 5 al lancio. Così come è stato nel 4. Con la differenza che nel 4 davvero mancava un mucchio di roba, ma questi sono dettagli. Però comunque sarà così. E intanto, Niki, benvenuto alla nostra famiglia, alla nostra community. Quindi io sono sicuro che voi prenderete The Sims 5, ma giocherete ancora tanto al 4. Perché? Perché il 4 è completo, è ricco di cose da fare, a differenza del 5, almeno all'inizio. Ecco perché il fatto che continui lo sviluppo anche dopo l'uscita del 5 non mi stupisce. Per niente, anzi. Certo, certo. Ora metto tutte le cose per il cane. Ripeto, mi stupirebbe il contrario. Mi stupirebbe che voi prendete The Sims 5 e dite: ah, io disinstallo il 4 perché il 5 è molto meglio. No, probabilmente all'inizio The Sims 5 sarà molto peggio del 4. Come è giusto che sia. Come il 4 lo è stato nei confronti del 3 fin quando non hanno iniziato ad aggiungere roba. Come il 2 lo è stato per lui. Insomma, e così via. È la solita storia. Cosa ne pensi del fatto che non tonti i ladri? Una grande mancanza. È stato un vero peccato. Io spero ci sia ancora speranza. Ripeto, ragazzi, noi adesso stiamo facendo tante speculazioni, ma in realtà, ragazzi, nessuno ci vieta di pensare che davvero The Sims 4 continuerà per ancora tanto tempo e spero arriveranno prima o poi i ladri. Sono una grande mancanza, i ladri. Sono sempre stata una feature di tutti i giochi base o comunque di tutti i capitoli di The Sims. È un peccato che non ci siano. Assolutamente, i ladri ci devono essere. Aggiusteranno mai i bug del matrimonio? Giulia, devi dirmi che bug hai. Perché io ti dico che gli ultimi matrimoni, almeno li avete visti, ragazzi, che non dico fandonie, basta che andate su YouTube e guardate l'episodio dei cristalli con il matrimonio, io non ho avuto bug.
Anche lì, come ristoranti, sospetto che pian piano, con i loro tempi, per carità, non sto dicendo niente, però con i loro tempi biblici, siano riusciti però a fissarli. Tanto, perché ragazzi, i matrimoni adesso non vanno così male, eh? Io neanche quello. Il bug del bouquet non ce l'ho, semplicemente non lo lanciano, ci mettono tantissimo a farlo, per il semplice fatto che devi andare in un posto molto ampio. Cioè, si buggano, più che buggano, in realtà hanno un problema di hitbox e cade l'interazione, e quindi non la fanno, quando sei in un posto molto stretto. Per lanciare il bouquet devi proprio andartene in un luogo un po' più ampio, dove c'è lo spazio per le hitbox. Sarebbe bello, ragazzi, fare un incontro con tutti voi. Sarebbe un onore. Intanto, grazie mille, Johnny. Grazie davvero. Grazie, grazie. Non fanno quello che dicono. Dicono qualsiasi cosa, ci mettono veramente tanto. È molto semplice, ragazzi. Andate in un luogo dove c'è spazio e potete lanciare il bouquet. E ripeto, ultimamente a me sta funzionando. Mentre dicevi, non fanno quello che dicono, qualsiasi cosa, ci mettono veramente tanto. Non è vero. Anzi, in realtà, nell'ultimo anno e mezzo, tutto ciò che abbiamo chiesto ce l'hanno dato. C'è stato un momento in cui effettivamente facevano un po' quello che volevano. E ci sta pure, perché il gioco è il loro, e potrebbero benissimo dire alla gente, senti, io voglio far uscire questo, se ti piace lo compri, altrimenti pace. Ma posso dire che in realtà nell'ultimo anno e mezzo, in realtà tutto quello che sta uscendo è tanta roba che abbiamo chiesto noi, in realtà. Ci stanno accontentando davvero tanto. Accontentando ovviamente ci, parlo della community, eh. Poi ci sta che magari non è uscito quello che piace personalmente a te o a me o a qualcun altro. Siamo 33 milioni di giocatori, anzi si vocifera 70 milioni. Quindi capisci bene che accontentare tutti è un po' difficile. Però comunque l'impegno c'è. L'impegno c'è, ragazzi. E anche la squadra dei bug, e ripeto, voi potreste dirmi, Maru, però ci hanno messo 10 anni, il gioco deve uscire senza bug, non è giusto perché lo paghiamo. E dovevano pensarci prima, e mi trovate assolutamente d'accordo con queste affermazioni, è vero, però anche lì almeno la volontà di metterci mano io la sto vedendo ultimamente. I bug fix sono di più del solito, sono un po' più lunghi, e questo vuol dire che stanno lavorando un po' meglio, quindi almeno le intenzioni ci sono, ragazzi. Poi bisognerà vedere, però almeno quello lo sto notando. Assurdo, Angie. In teoria dovrebbero. In automatico, quando diventano giovani adulti, dovrebbero in realtà prendere sia il terzo tratto, sia avere il diploma. Ci stanno lavorando, si vede. Che ci stanno lavorando bene. Esatto, è un altro discorso. È un altro discorso. Sono d'accordo. Lì bisogna aspettare la prova del 9, del tempo. Lì, ragazzi, non si sfugge. È il tempo che ci dirà poi effettivamente come hanno lavorato. Però a livello di almeno lavorarci, mi sembra ci stiano mettendo mano. Con i loro tempi, per carità, però almeno quello, dai. Glielo riconosco in maniera obiettiva. Poi bisognerà capire il resto. Esatto, almeno nelle intenzioni. Parlo anch'io di intenzioni. Stiamo creando, ragazzi, la casa per un semino, per una miniserie che ci sarà a settembre. In realtà, ragazzi, abbiamo finito. Perché io adesso vado a fare il bagno, la camera da letto e ho finito. Signori. Ho finito. Così almeno ve la condivido. Passiamo alla parte news e info. Ovviamente legata a The Sims. E poi andiamo avanti con la programmazione. Ve la faccio rivedere. Siamo in live da quasi 3 ore. Beh, ci sta, ragazzi. In 3 ore ho creato un simino. Ho creato una casa fatta e finita. La cosa mi piace. Così almeno la finisco tutta in un dì. E almeno ve la posso anche condividere se vi va di giocarla. Insomma, se vi fa piacere. Qua per dire mi farebbe piacere anche avere una finestra in bagno, ma non di quelle grandi, che altrimenti si vede il piripiri. Ragazzi, non possiamo. Non si deve vedere il piripiri, siamo in bagno. Quindi, ragazzi, io la metterei alta. Così almeno non si vede niente. Signori, certo. Sì, certo, ragazzi.
Perché mi chiedete se condivido le case? Non condivido le case, ragazzi, se non sono complete. Ma di solito sì. O se qualcosa me lo impedisce, magari, che so, non ho fatto qualcosa o altro. Però certo che io condivido le case, signori. A me stupisce sempre sta cosa. Il mio nome in galleria è M93. A me fa piegare sta domanda, signori. Ma giuro, Cioè, non capisco il perché vi stupisce il fatto che io condivido le mie creazioni. De cristallo. No, non è vero. Le mie creazioni non sono di cristallo. A volte sono anche di un altro materiale che non posso dire organico. Ma comunque... cioè, appena finisco la casa, certo che ve la condivido. Mi fa un sacco piacere condividere le case, ragazzi. Cioè, non vedo dove sia il problema. Anche perché, parliamoci chiaro, se non dovessi condividere le case, cioè, le farei comunque per me stesso, per carità, quello non cambia. Però, cioè, a che serve? Cioè, nel senso, mi fa un sacco piacere. La casa è fatta, è finita, mi fa un sacco piacere condividerla con voi, se vi va. Non le ho fatte tutte, quelle dello Zodiaco. E intanto, mai stata sobria? Che bel nick! Mai stata sobria? Benvenuta alla nostra famiglia, alla nostra community. Posso dire che ti invidio per il nick? Che bella roba. Io purtroppo no. Purtroppo pure se bevo sto sobrio. Sono una persona estremamente triste da quel punto di vista. Non mi lascio molto andare. Quindi... Che bel nick. Che CC mi consigli tantissimi. Io ho collaborato, conosco Alessandro. Che... credo conoscerete Little Dica, che fa un sacco di CC. Lui è davvero bravissimo. Bravissimo. È italiano ed è davvero bravissimo. I suoi CC ve li consiglio tanto. Sono CC di building che aggiungono tante robe. Tante robe. Sì. Faccio un esempio, ma ne trovate tantissime. E li potete trovare su CurseForge, assolutamente, che ha ovviamente il supporto alle mod. E questo vi fa capire quanto anche gli sviluppatori non solo non sono contro le mod, ma anzi, stanno iniziando a supportare i modder. E quindi... E parleremo anche di questa cosa. Tanto fatemi finire giusto appunto il bagnettolo e ci siamo, ragazzi... Tenetevi i backup stretti. Non lo dico io, lo dicono gli sviluppatori. E voi direte, vabbè, lo dicono gli sviluppatori. No, lo dicono anche i modder. Esatto, ci hanno anche collaborato con i creatori di CC, esatto. Dicevo, lo dicono anche i modder adesso. Ultimamente sono gli stessi modder che dicono, ragazzi, perdonateci, non usate la mia mod, la mod che ho fatto io, fin quando non l'aggiusto, fin quando non la... l'aggiorno alla versione corrente. Questo vi fa ben capire che non è una questione di faide tra modder e sviluppatori. La faida, come sempre, è stata creata dalla community. Non c'è mai stato astio tra sviluppatori e creatori di CC e creatori di mod, a meno che questi creatori non abbiano creato delle mod di pessimo gusto, e ci sono delle mod che dire di pessimo gusto è dire poco. Ma di base c'è sempre stato grande rispetto tra gli sviluppatori e i creatori di mod. Però la community questo non lo capisce. Questo, ragazzi, purtroppo la community non lo capisce. Tanto che, appena tornata dalle vacanze... Oh, bene, bene. Dicevo, tanto che adesso le cose stanno andando al paradosso. Ultimamente si stanno iniziando ad insultare i modder perché ci mettono troppo ad aggiornare le mod e la gente non vuole aggiornare il gioco... Non vuole fare gli update di gioco perché altrimenti le mod non funzionano più e non può metterci le mod. Siamo arrivati al paradosso. Adesso, prima era Electronic Arts il problema, adesso sono i modder il problema, che sono troppo lenti ad aggiornare le mod. Ci rendiamo conto? Un creatore di mod, o uno sviluppatore in realtà, non è tenuto a dire alla gente quello che fa, quando lo fa o altro.
Lo fanno perché vogliono ricevere il feedback dei giocatori, ovviamente, e questo gli fa onore ed è piacevole. Ma nessuno, né i modder, né gli sviluppatori del gioco, sono tenuti a dirci niente. Loro possono dire, io faccio una mod fra un mese. Che cos'è la mod? Quando la faccio, la scaricate, punto. Stessa cosa agli sviluppatori. Cioè, in realtà, si è passati al paradosso, dove la community pensa di avere il diritto di comandare gli sviluppatori o i modder. Capite? È lì il problema. Si è raggiunto un livello di tossicità talmente alto che, ripeto, prima erano gli sviluppatori il problema, adesso sono pure i modder. Quindi no, ripeto, si sta andando oltre. Spero che questo clima passi, anche perché, ripeto, c'è comunque un nuovo capitolo all'orizzonte, quindi mi auguro che il pregiudizio venga abbandonato a favore di una fiducia, non lo so, perché ci vorrà del tempo perché la riabbiano, ma almeno non il pregiudizio. Quello magari no, magari il pregiudizio no. Spero di vedere una community di The Sims 5 che comunque è propositiva e felice. Poi, ovviamente, la prova del 9, come è stato per il 4, ci sarà col tempo. Ma partire prevenuti, no. Ecco perché vi dico, è molto pericoloso quello che sta succedendo. Perché, ripeto, adesso ci si sta scagliando addirittura con i modder. Perché la gente vuole il gioco perfetto, vuole le mod aggiornate subito, e perché senza mod dicono che il gioco non è giocabile, è vuoto e non vale niente. Ragazzi, sarà. A me non pare. Magari sono strano io, però che sia un gioco povero di contenuti, a me non pare. Che poi le mod aiutino a renderlo più ricco, siamo d'accordo. I modder fanno un grande lavoro e anzi, ci sono delle mod fantastiche. Ma che il gioco base sia un gioco povero, no, per niente. Anzi, forse è fin troppo ricco. Forse ormai è anche quasi deleterio giocare a The Sims 4, perché ormai ci sono talmente tante cose che si uniscono alle altre che non riesci a fare tutto quello che vorresti. È proprio l'esatto opposto. Ecco perché, come vi dico, voglio fare delle miniserie dove scopro le espansioni una alla volta, perché adesso The Sims 4 è molto disagiato da quel punto di vista. Ragazzi, è molto disagiato. E con la questione dell'imprevedibilità, ragazzi, sta arrivando a The Sims 2 come imprevedibilità. Ha più imprevedibilità forse di The Sims 3. Il 4, ora come ora, non ha la follia che abbiamo amato alla follia su The Sims 2. Ecco, i Sims sono ancora troppo seri. Secondo me ci vuole un po' più di follia, quella che c'era nel 2. Ma se aggiungono un po' di follia in quel punto, The Sims 4 comunque ha buon punto, con il completismo. E per fortuna le ultime cose che stanno uscendo si legano molto alle esperienze di relazioni tra Sim, che era proprio quello che mancava al 4. C'erano un sacco di dinamiche, ma c'era poco che riguardava appunto le dinamiche familiari, eccetera. Ecco perché questa espansione, Cresciamo Insieme, e anche Colpo di Fulmine sono delle ottime espansioni. Hanno aggiunto quel pepe che mancava al gioco base, che per molto tempo è stato molto statico. In realtà The Sims 4 aveva un grande difetto: la staticità. Non succedeva niente, erano pupazzetti che dovevamo comandare noi, ma non avevano un minimo di personalità, non c'era un minimo di evento inatteso, non c'era qualcosa che ti stupiva. Ecco, nell'ultimo anno The Sims 4 da quel punto di vista ha fatto passi da gigante, credo sarete d'accordo con me. Ora è davvero molto più imprevedibile. È stato un difetto di The Sims 4 per molto tempo. Adesso si stanno concentrando molto su questa roba, invece. Finalmente, oserei dire. Che segno zodiacale sei? Beh, dipende dal carattere che ho. Che segno... non ditelo, so che molti di voi sapete che segno zodiacale sono, ma secondo voi di che segno zodiacale sono? Dovrebbero essere più animati, dovrebbero essere più pazzi. La pazzia del 2 manca al 4. Per portarmi avanti col lavoro. Scorpione.
Beh, la pazzia del 2, i ricordi, il fatto che impazzivano, il fatto che comunque erano molto più simpatici del 4. Nel 2 insieme erano pazzerelli ed era la cosa che effettivamente abbiamo amato tutti del 2. L'imprevedibilità. Ariete, bilancia, scorpione. No, ragazzi, io sono un acquario. Non si direbbe, ragazzi, perché effettivamente non ho la bolla nella testa, poi comunque non sono sott'acqua, sto respirando, ma comunque metto i grilli perché questa è una porcata fotonica, ma comunque io sono un acquario e ho scoperto che con l'età in realtà si fa più forte il carattere dell'ascendente. Io ripeto, ragazzi, non capisco, non seguo l'oroscopo, devo essere sincero, non sono una persona che segue l'oroscopo, però dicono che più si va avanti con l'età, più si prende il carattere dell'ascendente. Io sono un acquario ascendente toro. Mi dà fastidio che non mettono modo su console. Lo so, quello è stato... ma non è una giustificazione la mia, ma credo non sia così semplice. Perché, ragazzi, avessero fatto una roba alla Steam con il workshop, ci sarebbero riusciti. Per carità, esistono giochi su console moddati, sono d'accordo. Però credo proprio che lì ci sia un problema alla base. Non sono proprio riusciti. Cioè, non riescono, a livello tecnico, a avere le mod così. The Sims 5, però, hanno... Project René hanno assicurato che dovrebbe uscire nativo per il supporto alle mod. E nativo per il supporto alle mod cross-platform vorrebbe dire, in realtà, che anche, vuol dire, almeno io l'ho interpretato così, che anche la console in realtà avrà il supporto finalmente alle mod. Quindi magari è stato qualcosa che nel 4 non sono riusciti a fare, ma che magari riescono a fare col 5 o col Project René. Sempre che non lo cancellino, perché comunque su, in teoria su console l'hanno pure cancellato. Quindi bisognerà capire. Secondo me si prenderanno più tempo. E ripeto, siamo davvero in un periodo molto delicato di The Sims. La community è molto, molto agitata. Dalla ragione sta passando al torto, secondo me, visto l'atteggiamento. Quindi c'è bisogno che si instauri un clima più sereno. C'è bisogno che loro, e dico loro, riescano a riacquisire una certa fiducia, perché devono acquisire una certa fiducia. Non avrebbe alcun senso fare una campagna marketing di un gioco in un clima del genere. Io sviluppatore non farei uscire The Sims 5 per i prossimi 20 anni, fin quando la situazione non si calma. E quindi, anzi, è questo il momento per The Sims 4 di tirare fuori gli artigli. È arrivato il momento di fixarlo, è arrivato il momento di dimostrare che c'è serietà, è arrivato il momento di buttare acqua sul fuoco e di spegnere questo clima e aspettare poi The Sims 5 con una community serena e tranquilla. Perché, ragazzi, è una questione di credibilità. E quindi, ragazzi, secondo me, non mi stupirebbe che il Project René o The Sims 5 venisse proprio rimandato. Non mi stupirebbe. E da una parte lo capirei. Avrebbe senso. Pensi che i prezzi dei DLC siano giusti? Oddio. Sì e no. Nel senso che... forse al day one costicchiano un po'. Però è vero anche che sono quasi sempre in sconto. Poi pian piano scendono di prezzo. Quello sì. Però, ripeto, c'è bisogno di ristaurare un clima sereno. Stiamo buildando, ragazzi, la casa per un simmino che farà parte di una miniserie a settembre. A settembre, ragazzi, sul canale YouTube uscirà questa miniserie e visto che mi volevo portare avanti insieme a voi, ho deciso di fare tutto in live con voi. Quindi sì, gli scivoloni capitano, ragazzi. Capitano a tutti. Vi faccio sempre l'esempio di Pokémon. Pokémon si è preso tanto più tempo quest'anno per far uscire... Leggende ZA e anche per far uscire il nuovo gioco Pokémon, la decima gen, si sono presi più di un anno di pausa. Perché? Perché hanno sbagliato, hanno riconosciuto di aver sbagliato e per non commettere gli stessi errori, perché, ragazzi,
ovviamente quello che è successo con gli ultimi giochi Pokémon è stato grave, hanno detto, sai che c'è? Rinunciamo alle vendite, rinunciamo ai guadagni di un intero anno, ma cerchiamo di riprendere la credibilità. Ripeto, ci sta, sono umani, ragazzi, non sono macchine, non sono automi. La gente sbaglia, sbagliamo noi nella vita, può sbagliare anche uno sviluppatore, può sbagliare una casa videoludica, può sbagliare chiunque. L'importante è cercare di riprendere la fiducia. Ecco perché non mi va di continuare quest'astio contro di loro. Non mi va. Io sono fiducioso che le cose cambieranno, sono fiducioso che gli errori che magari ci sono stati nel 4 non ci saranno nei prossimi capitoli. Però ormai quelli del 4, ragazzi, ci sono. Quindi bisogna anche avere pazienza e lasciarli fissare le cose con i loro tempi. Ecco, quello intendo dire. Però ci sta, nel senso, a questo punto meglio che lo facciano. Ho visto tanti giochi AAA abbandonati allo sviluppo, lasciati buggati e manco più calcolati. Vi ho fatto l'esempio anche di Sims 3, è successo così. Quindi non è una cosa così strana che la gente poi abbandoni il progetto e faccia un altro gioco. Quindi speriamo bene, la volontà ce la vedo. Poi si spera vada meglio, vada tutto meglio, ecco, tutto qua. Signori, ho finito. Qua però il cane non ci sta manco una coscettola del cane. Oh mio Dio, no, il gatto sul cane litiga. Voglio scaricare da The Sims, da EA o da Steam, io sto avendo problemi con l'installazione. Uguale, in realtà non credo ci sia nessuna differenza, lo puoi scaricare da Epic. Certo, probabilmente da EA App, forse la via più facile. Ciao a tutti, ciao Verdiana, benvenuta. Dicevo, forse EA App è la via più facile. Può capitare a volte che EA App abbia qualche problemino, e anche lì, ragazzi, il gioco fa schifo, Maru non riesco a giocare a The Sims. Magari provate a riparare l'app di EA, perché a volte il gioco non ha colpe, magari a volte è colpa dell'app. Per quello vi dico, bisogna anche vedere dove stanno i problemi, non bisogna andare come una crociata contro il gioco. A volte capita anche che sia colpa dell'applicazione se non parte, ecco. Può succedere. Come mai su Nintendo non c'è? Vorrei giocare su Switch, siccome su PC si blocca. No, Antonella, no. The Sims 4 non è un gioco da console, cioè, o meglio, forse da console sì, ma no. Cioè, tu ti ci vedi. The Sims è un punta e clicca. Perché alla fine tu col mouse punti e clicchi nello schermo. Tu ci vedi a far così tutto il tuo gameplay. Magari devi cliccare l'icona che devi andare in bagno con sto robo, devi far così. Per carità, voi direte, e allora noi su PS e su Xbox usiamo l'iPad, certo. Noi usiamo questo, che cambia? Lo so, però secondo me il Joy-Con resta una cosa illegale. Forse, guarda, ti posso abbonare il Pro Controller, ma una roba oscena. Cioè, ragazzi, se tu giochi una roba così su Switch, uno, la Switch non lo regge. Ma oltre a quello, cioè, devi tirarli via i Joy-Con. Ti parte la Switch dappertutto. Non è possibile una roba del genere. Meglio non sia uscito, ragazzi, fidatevi di me. Oltre al fatto che su PC, secondo me, è più comodo. Io penso che The Sims sia nativo PC. Il fatto che ci sia anche su console ci sta tutto. Però è nativo PC, secondo me. L'esperienza migliore su The Sims 4 ce l'hai su PC. Parlo così, ripeto, perché non avendolo, ragazzi, non ci riuscirei a giocare. Quindi probabilmente lo dico solo per quello, Lo dico magari senza ragione d'essere. Però secondo me l'esperienza migliore su The Sims resta quella su PC. Io poi, vabbè, ho giocato su PS2 The Sims 2, che non era per niente la versione PC, quindi forse sono rimasto scottato da quello, se anche so che, per dire, il 4 è il 4, non è un diverso rispetto alla versione PC, è identico. Però forse sono rimasto scottato da quello, quindi non so. Signori, io ho finito, Che dite di sta casa?
Tre ore abbiamo fatto casa e sim, ci sta. Una griglia dove c'è il tavolino con una griglia. Qua, una griglia anche qua giù dove cucinare, ci può stare. Ho finito, ragazzi, ho finito. Una grigliazza. Però magari piccolina. Qua. Guarda, non ho messo una roba importante comunque, cioè questo. Ok. Poi. Questo qua. Anche questo lo metto qua. Esatto, ragazzi, questa era la cuccia del cane. Mi sono scordato il cane. L'ho fatto apposta per il cane, questo. Scusatemi. Era la cuccetta del cane. Vabbè. Mi sono scordato di lui, poveraccio. Ok. No. No, ragazzi, ci avete ragione. E non ho messo manco qua i muri perimetrali. Che problemi ho? Lo so solo io. Perfetto. Allora. Questo va qua. No, ragazzi, non l'ho usato. Perché questo è più, diciamo, generico. Quelli che... Intanto, grazie mille dell'origami. Dicevo, quelli che invece aggiunge l'espansione sono estremamente messicani. E quindi non avrebbe senso. Non ha senso con lo stile della casa. Ecco, solo per quello. Ma ragazzi, ci metto un tappetozzolo, veloce. Troppo? L'ho incupita troppo? Ma qua volevo fare qualcosa di strong. Così? Magari col bianco, un po' di contrasto lo dà, ma meno. Ok. Mi avete detto un bar vicino alla piscina, volentieri. E direi che concludiamo così. E intanto Ross, benvenuto o benvenuta nella nostra famiglia, nella nostra community. Era meglio nero. Mi piaceva il contrasto. Era per vedere, ragazzi, se stavate attenti. Ragazzi, ho fatto il bagno. Cioè, adesso va bene tutto. Una roba, mi ricordo, ogni volta. Marroncino il piano cottura, così. Rimetto la carta nera, allora. Volendo questo... Forse è meno contrastoso del legno di prima. Quindi ci sta il mattone nero. Forse è meglio, è meno lucido rispetto al legno. Che dite? Così forse è meglio, ragazzi. Sì, adesso faccio un tour. La trovate in galleria, il mio IDM 9013. Allora, abbiamo la parte superiore dove vedete c'è un po' di ecologia, la piscina e qua c'è un angolo cottura. Con l'esdraio, la possibilità di mangiare e la possibilità di ammirare le stelle. Mentre al piano inferiore abbiamo l'ingresso principale. Qua abbiamo delle sedute. Qua abbiamo la zona piscina, bar, sdraio. E qua la zona del cagnetto. Ok. E poi invece all'interno, ragazzi, abbiamo salottino di ingresso. La libreria a tutta parete con le porte, la cucina open space con muro attrezzato e qua abbiamo lo studio e qua abbiamo l'isola. Quindi ragazzi c'è tutto lo spazio, camera da letto del nostro Augusto e bagnetto. Molto semplice, molto semplice. Quindi ragazzi la casa è finita, molto bene, l'ho condivisa.